A Caravaggio ha cominciato a piovere, non so, a Bergamo. Nulla, qua c'è solo K. Arriverà. Ecco, invito anche a chi vuole, ovviamente, non è una scortesia, a chi può accendere la telecamera perché aiuta a sentirsi insieme e soprattutto aiuta i relatori a parlare guardando appunto le facce di chi stanno ascoltando. Chiaramente non è solo un invito, non è assolutamente. Non so, sono le 9:10, Cristina, quando volete. Va bene. Buongiorno, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Io sono Cristina Borlodi, sono responsabile del servizio disabili di ATS Bergamo e con me appunto ci sono i colleghi Giuseppe Farina, che vedete, Claudia Ruolo, che si occupano di questa tematica. E qui con noi poi ci sono i due relatori, il dottor Claudio Biali, referente Conf Cooperative per il Dopo di Noi, quindi un po' il nostro esperto nell'ambito del trust, il dottore Riccardo Rapelli, dottore commercialista, che affronterà appunto le questioni legate alle specificità fiscali. Allora, grazie a chi è collegato. Innanzitutto, grazie per l'interesse per questa tematica un po' particolare, perché ATS ha deciso di coinvolgere i notai rispetto a questa tematica, perché comunque adesso appunto che affrontiamo, vi diremo che il mandato che abbiamo avuto anche da Regione Lombardia, perché su questa tematica ci sembra che potrebbero esserci diverse occasioni di incontro da parte vostra con famiglie al cui interno è presente una persona con disabilità, e quindi potreste essere coloro che possono adesso proporre, possono così condividere con loro delle possibilità, come lo strumento del trust, e rispetto alla gestione patrimoniale, di cui poi appunto entreranno nei dettagli il dottor Ubiali e il dottor Rapelli, e quindi potreste essere almeno il tramite rispetto al rilancio di questa possibilità. Adesso io condivido con voi delle slide che saranno un po' lunghe, ma io farò scorrere, che poi sicuramente vi inviamo, perché sono di dettaglio, diciamo il focus non è tanto legato al mio intervento quanto gli interventi centrali sono quelli del dottor Ubiali e del dottor Rapelli, però ci sembrava importante condividere con voi in che quadro di sistema ci stiamo muovendo. Allora, adesso condividiamo le slide. Ecco, poi nella chat, se volete poi commentare, dire qualcosa, potete scrivere o intervenire. Ecco. Allora, vedete le slide? Sì, si vedono. Perfetto. Allora, innanzitutto che con il trust ovviamente è uno strumento all'interno del Dopo di Noi. Che cosa si intende con Dopo di Noi? Nel 2016 è stata approvata questa legge, la 112, che riguarda proprio disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, cosiddetta appunto Dopo di Noi. Di fatto questa legge prevede il sostegno di progettualità di persone che vogliono, con disabilità, che vogliono emanciparsi, uscire dal proprio contesto familiare. Quindi si tratta di attuare progettualità che riguardano sì le persone con disabilità, ma anche il loro contesto familiare, perché di fatto riguardano l'emancipazione loro, ma anche della loro famiglia. Che cosa presuppone questa, come si può attuare questa progettualità? Innanzitutto è prevista una valutazione multidimensionale per giungere poi all'individuazione, all'elaborazione di un progetto individuale. Una valutazione multidimensionale da chi deve essere effettuata questa? Dalle SST, voi sapete che sono le aziende sociosanitarie territoriali, diciamo. Adesso le SST sono praticamente gli ex ospedali con gli ex distretti, per dirla in modo banale, che insieme ai comuni e agli ambiti territoriali, gli ambiti territoriali sono l'accorpamento dei comuni, e dal medico della SST, da un infermiere e dall'assistente sociale. Questo gruppo, questa equipe multiprofessionale, effettua una valutazione delle richieste da parte delle famiglie o della persona con disabilità,
e redige poi un progetto individuale che deve definire gli obiettivi, i tempi e i costi del progetto. Quindi questo è, riguarda la progettualità, di come attuare la progettualità del dopo di noi. Il progetto individuale deve essere sottoscritto da persona con disabilità della sua famiglia, da un rappresentante della SST, dei comuni e dal responsabile individuato, cosiddetto case manager, che è un po' il regista della situazione. A chi si rivolgono questi interventi? Cioè chi possono essere i beneficiari? Sono persone con disabilità gravi, quindi devono avere l'articolo 3,3 della legge 104 del 92, quindi innanzitutto la premessa è questa, deve esserci questa gravità, che è una disabilità che però non deve essere determinata da un naturale invecchiamento o da patologie connesse appunto all'invecchiamento, ma è di norma devono essere maggiorenni con individuazione di cluster specifici di età che poi vediamo a seconda del tipo di sostegno. Che cosa va a finanziare? E questa è la legge poi che si traduce in delibere, provvedimenti regionali. In che cosa consiste? Che cosa va a sostenere? Che cosa va a finanziare? Va a finanziare interventi sia di tipo strutturale, cioè quindi sullo stabile, diciamo, sia di tipo gestionale, cioè la gestione effettiva del progetto. Rispetto agli gli interventi strutturali, va a finanziare i costi di locazione, le spese condominiali e un adeguamento dell'ambiente domestico, quindi tutti gli interventi in domotica, riattamento alloggi, messa a norma impianti, telesorveglianza e teleassistenza. E invece gli aspetti gestionali va a sostenere e a finanziare gli interventi che riguardano percorsi di accompagnamento all'autonomia e progettualità domiciliarità, cioè le persone che entrano in questo percorso, in questo circuito, innanzitutto partono con iniziare a sperimentare queste progettualità fuori dal loro contesto di familiare, che noi chiamiamo appunto i percorsi di accompagnamento all'autonomia. Riguarda interventi, ad esempio, il fine settimana, una settimana, proprio per abituare la persona a staccarsi dalla propria famiglia e pensare a un progetto di adultità fuori dal proprio contesto familiare. Fino a aggiungere poi una progettualità a tutti gli effetti effettiva di domiciliarità, cioè individuale, quella che sarà la sua casa con altre persone e queste soluzioni alloggiative sono individuate in gruppi appartamento o in co-housing, quindi va a sostenere e finanziare parzialmente perché una parte dei costi comunque restano comunque a carico della famiglia, però una parte vengono sostenute da questa legge. Qui è giusto per darvi un po' l'idea di che numeri parliamo sul territorio bergamasco. Ci attestiamo sui 239, 215 nel 2020, c'è stato sicuramente anche che ha inciso anche l'aspetto della pandemia e quindi questo ha... Però ci attestiamo su questi numeri. Diciamo che gli interventi sul territorio di Bergamo, ATS ha un ruolo un po' di regia, la titolarità di erogazione di questi finanziamenti avviene da parte dei comuni, dagli ambiti, come ho detto prima, sono l'associazione dei comuni, quindi sono loro poi che erogano i finanziamenti che ricevono da noi e noi li riceviamo a nostra volta da Regione Lombardia, quindi il giro un po'. Gli interventi che sono stati attuati di fatto nel 2020, ma comunque l'andamento al di là dell'anno è questo, ormai in questi anni si sta consolidando, cioè va a sostenere prevalentemente interventi tipo gestionale, cioè va a finanziare i progetti di gestionali, più che gli aspetti, gli interventi di tipo infrastrutturale. Infatti gli interventi infrastrutturali sono pochissimi, perché di fatto ci si trova di fronte a... i costi maggiori sono legati alla gestione del personale, perché gli interventi gestionali riguardano il finanziamento, sostiene appunto il pagamento di fatto del personale che assiste e che si occupa di persone con disabilità. Questo è un po' un andamento dove sono prevalentemente attivi queste progettualità. Diciamo che la Bergamo Est è particolarmente attiva. Tenete conto che nell'ambito della disabilità storicamente la zona della Val Seriana è una zona che storicamente è sempre stata molto attiva con progetti nell'ambito della disabilità, quindi è un territorio da sempre che ha sempre attivato progettualità sempre più numerose in quell'ambito. Prevalentemente sono maschi rispetto alle femmine.
E rispetto ai cluster d'età, infatti, l'età si colloca, le persone che fruiscono di questi interventi si collocano soprattutto tra i 35 e i 54 anni. Sono persone che prevalentemente, vedete, provengono dalla loro famiglia, ma è giusto così, insomma, escono dal loro contesto familiare, perché di fatto tenete conto che la legge prevede anche la possibilità che si possa pensare a soluzioni di questo tipo, quindi andare a abitare in gruppi appartamento o in co-housing, anche per persone non solo che vengono dal loro domicilio, ma anche per persone che sono inserite attualmente in strutture residenziali. Di fatto questo fenomeno da noi è poco diffuso, come anche nel resto d'Italia, perché di fatto uno che è già in una struttura difficilmente va a ripensare una propria progettualità di uscita. Soprattutto vediamo che ci sono comunque le progettualità attive riguarda persone che comunque hanno ancora una presenza di familiari, mentre sono solo il 9% coloro che sono da soli, perché quello che noi insomma ci teniamo a sostenere è che è vero che questa legge è detta legge dopo di noi, ma in realtà quello che si vanno a sostenere è progettualità durante noi, quello che si vuole comunicare alle famiglie, che è importante che loro provino a sperimentare queste uscite del loro familiare, del loro congiunto, in loro presenza, anche perché in questo modo possono anche, come dire, verificare il livello di soddisfazione, la qualità della vita, e il fatto che loro siano tuttora presenti permette loro proprio di condividere anche con il gestore anche degli appartamenti, insomma, il cos'è il meglio per loro figlio. Quindi di fatto il 91% riguarda situazioni dove sono ancora presenti i familiari. Questa è una slide dove vede che chi è coinvolto nel dopo di noi di fatto sono persone prevalentemente che hanno già altre misure attive, per cui sono persone che fruiscono già di altri benefici da parte del territorio. Qui si rileva, come avevo già detto prima, che come vedete, che questa sottolineatura mi sembra importante. Sul nostro territorio di Bergamo, come in tutti i territori lombardi, perché è oggetto di discussione, e anche a livello, soprattutto a livello lombardo, quello che si è andato a rilevare con le altre ATS è un po' questo. La legge, il focus della legge è che uno esca dal proprio contesto familiare e pensi una progettualità fuori, e che quindi dica quella è la mia abitazione e vada a vivere fuori da casa propria, in modo definitivo. In realtà i provvedimenti regionali prevedono, come ho detto prima, questo accompagnamento dentro questo percorso di accompagnamento all'autonomia, che dovrebbe essere una fase transitoria per poi accedere a una residenzialità effettiva, e quindi dovrebbe essere proprio transitoria e non il numero prevalente. Invece in realtà ci stiamo rendendo conto che questo oggetto di discussione, noi abbiamo attivo, tenete presente che su questa tematica, molti confronti con tutto l'associazionismo familiare bergamasco, e ci si è resi conto che in realtà le persone sono prevalentemente all'interno dei percorsi di accompagnamento all'autonomia e non così tante all'interno della residenzialità, che era invece quello che ci si aspettava e che era il focus della lavoro. Tenete presente che noi abbiamo il vantaggio, in un certo senso, di una delle firmatarie della legge è l'onorevole Carnevali, Elena Carnevali, che è nostra, insomma, è stata ex assessore al Comune di Bergamo ai servizi sociali, e con la quale noi su questa tematica anche solo 15 giorni fa ci siamo trovate, perché ci confrontiamo molto anche con lei proprio per apportare eventuali correttivi alla legge, perché in realtà quello che ci si è resi conto è che in realtà le famiglie fanno fatica, da una parte fanno fatica a pensare a un'uscita definitiva dal loro congiunto, dal loro contesto familiare, perché adesso la dico un po' così, insomma, un po' questa fatica del dire mi occupo bene solo io di mio figlio, insomma, per cui questo passaggio è sicuramente difficile, ma non sempre c'è una difficoltà. Spesso c'è anche una scelta consapevole della famiglia, perché le famiglie dicono che in realtà hanno bisogno di un sostegno in questo momento, di alcuni momenti dell'anno di uscita dal loro congiunto, ma non per sempre. Per cui ipotizzano un'uscita definitiva chissà tra qualche anno, non nell'immediato, e dicono piuttosto quello di cui noi abbiamo bisogno è qualche fine settimana, qualche settimana durante l'anno, ma non un'uscita definitiva.
E questo è uno, in realtà, quindi come dire, questi corsi di accompagnamento dell'autonomia che dovrebbero durare in modo limitato, le delibere regionali prevedono 2-3 anni, quindi una fase definita, in realtà quello che loro ci stanno chiedendo è questo accompagnamento che possa durare per molto più tempo, per pervenire poi a una progettualità di residenzialità definitiva in là nel tempo. Ed è una questione di cui abbiamo parlato appunto 15 giorni fa con l'onorevole Carnevali, e vediamo se, anche se il focus della legge è quello che vi dicevo. Quindi qua invece sono i vari interventi di cui una persona fruisce, cioè quali sono gli interventi col dopo di noi, cioè fondamentalmente è sicuramente l'aspetto della casa, rispetto anche della socializzazione, è un'occasione anche per pensare a progettualità legate al lavoro, all'istruzione, alla formazione. Chi sono il case manager, che è un po' quello di cui vi ho parlato e che dovrebbe essere uno di coloro che firmano il progetto e che è un po' il regista, che tiene un po' le redini della situazione? Prevalentemente questa figura è l'assistente sociale di riferimento, a volte l'educatore, psicologo poco o niente, altra figura, però prevalentemente è l'assistente sociale di riferimento. Di quanti soldi stiamo parlando? Voi tenete presente che questa legge è una legge comunque che sarà stabile nel tempo, cioè il finanziamento sarà sempre, non è una tantum, perché spesso i provvedimenti regionali perlomeno a volte sono un po' limitati nel tempo, in realtà questo fa riferimento alla legge, che quindi il finanziamento c'è e c'è sempre, è previsto un finanziamento annuale. Appunto nel 2021 abbiamo quasi 2 milioni di euro per la nostra provincia, quindi la tranquillità che possono avere i genitori è che se uno entra all'interno di un percorso del dopo di noi nella forma della residenzialità potrà avere questa quota di finanziamento per sempre, come se uno dovesse andare all'interno di una struttura per disabili dove c'è una quota di finanziamento sostenuta da Regione Lombardia per sempre, la stessa cosa anche all'interno dei percorsi del dopo di noi. Quindi questo è uno dei motivi anche che di tranquillità delle famiglie, perché la cifra non è a totale carico del sistema familiare. Noi sediamo anche al tavolo regionale con altri ATS, dove più volte è stato fatto presente che in realtà era necessario anche formare il territorio rispetto al dopo di noi, era necessario questo percorso formativo. E la Regione Lombardia ha accolto questa richiesta, ha dato un finanziamento ad ATS di 40.000 euro, come a tutte le ATS, e questo finanziamento ci ha permesso di effettuare un percorso specifico sul dopo di noi che abbiamo concluso settimana scorsa. È un finanziamento rivolto agli operatori delle SST, quindi ai medici, assistenti sociali, infermieri, ai referenti degli ambiti, all'associazionismo familiare, agli enti gestori. Abbiamo coinvolto, tenete presente, più o meno 150 persone che abbiamo formato da gennaio a giugno, quindi la settimana scorsa, attraverso due formatori, la professoressa Besio e il professor Croce, e poi abbiamo pensato un momento formativo anche che abbiamo effettuato con gli avvocati, e questo anche con voi. Inoltre, Regione Lombardia ha destinato 80.000 euro all'ATS di Brescia, perché l'ATS Brescia ha realizzato dei video, uno per ATS legato a tematiche particolari, proprio per promuovere che cos'è il dopo di noi, e questo sarà oggetto, magari anche noi metteremo sul nostro sito poi questi video che ci fornirà l'ATS di Brescia. E per quanto riguarda l'ATS di Bergamo abbiamo effettuato un video proprio col coinvolgimento del dottor Rubiali e di una famiglia proprio sul tema del trust. Noi ci siamo perché ogni ATS ha definito una tematica. Quindi questi sono stati i soggetti territoriali coinvolti, quindi appunto l'ATS che ha fatto un po' da regista, gli amministratori locali, commercialisti, avvocati, terzo settore, gestori delle unità d'offerta, oggi con voi le SST e i comuni e gli uffici di piano. Quindi diciamo abbiamo effettuato un grosso lavoro di capillare sul territorio. Questo adesso non sto, ve le manderemo comunque, riguarda gli argomenti che sono stati trattati all'interno del corso, con obiettivo focus principale è il progetto di vita,
Questo è il, come dire, il, sugli obiettivi formativi che ci siamo dati all'interno di questo percorso che si è concluso, quindi un affondo sulla valutazione multidimensionale, il redigere il progetto individuale all'interno di una logica di budget di progetto con la funzione del case manager. Tenete presente che quindi era importante condividere con i diversi attori coinvolti su questa tematica, era importante che si parlasse un linguaggio unico, interpretazione unica, e cosa che non era mai stata fatta fino ad ora. Quindi questo ci sembrava importante per vedere con voi, cioè, ci sembrava importante dare un'idea di sistema per comunicare appunto ma di che cosa stiamo parlando, in che cornice ci muoviamo. E quindi voi sicuramente siete degli interlocutori importanti e significativi e nei confronti delle famiglie, potrebbe essere per voi un'occasione di conoscenza e sapere che nell'eventualità arrivassero voi delle famiglie, sapete a chi rivolgervi ed eventualmente come indirizzarvi. A questo punto lascio la parola al dottor Rubiali, referente SOCO. Buongiorno a tutti, sono Claudio Viali, da alcuni anni sono stato designato da Conf Cooperative come uno dei responsabili per la realizzazione dei progetti sul dopo di noi. Fondamentalmente la mia attività in questo ambito si sta svolgendo nel senso di effettuare una formazione alle famiglie sul tema del testamento, sul tema dell'amministrazione di sostegno, sul tema del passaggio generazionale dei beni e ultimamente anche in tema di trust, proprio per consentire una valutazione anche di questo istituto. Oltre alle famiglie, chiaramente il nostro obiettivo è anche quello di formare il personale coinvolto prevalentemente nelle cooperative sociali, ma anche in associazioni di categoria, mi viene in mente ANFAS, Comitato Bergamasco dell'Integrazione, giusto perché così anche coloro che sono a diretto contatto con le famiglie possano offrire una prima formazione iniziale e anche effettuare qualche prima indicazione. In questo senso quindi l'obiettivo del mio intervento di oggi è quello di fornire una brevissima formazione, prima di lasciare la parola al dottor Rappel, che sicuramente entrerà più nel cuore della tematica, e fare una piccola breve introduzione su quello che è il trust per poi addentrarmi nell'individuazione di quelle che sono le specifiche del trust in base alla legge del dopo di noi. Perché vedremo che sebbene venga utilizzata la struttura ordinaria del trust, la legge sul dopo di noi richiede degli elementi specifici che questo trust deve avere per poter poi accedere a quelle che sono le agevolazioni fiscali che saranno illustrate da chi mi succederà. Quindi inizio con la condivisione dello schermo in modo tale da poter... Apro lo spazio poi per me. Anche io lascio aperta la chat in modo tale che se qualcuno di voi avesse qualche domanda da fare anche nel corso della mia esposizione, vi è la possibilità di porre le domande. E allora mi concentrerò brevemente sul trust, anche perché chiaramente parlando operatori del diritto confido che qualche informazione ci sia già, o ben più di qualche informazione, e mi concentrerò invece sulle peculiarità del trust in base alla legge sul dopo di noi, proprio perché può essere che in questo senso invece vi sia necessità di qualche approfondimento.
Per parlare di legge di trust dopo di noi, dobbiamo fare un passo indietro e riferirci alla legge che è la 328 del 2000. Questa è la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Perché parto da questa norma di riferimento? Semplicemente perché vedremo che uno dei requisiti dei trust costituiti in base alla legge sul dopo di noi è quello dell'obbligo di allegazione al progetto di vita. Ed è in questa norma, in questa legge, che viene per la prima volta individuato e specificato che cos'è il progetto di vita, qual è il suo contenuto e quindi anche abbiamo il primo riferimento normativo a questo documento. E allora dicevo, questa legge che è stata introdotta nel 2000 e che ha cercato di realizzare un sistema integrato proprio di interventi a favore di persone con disabilità, ha come obiettivo quello di ottenere l'integrazione scolastica, lavorativa, sociale, familiare della persona con disabilità. E si cerca quindi di abbandonare la segregazione a cui a volte le persone con disabilità erano costretti, o in casa o in istituto, per cercare una socializzazione di questi soggetti. È chiaro che è immediatamente evidente come ogni persona con disabilità abbia problematiche specifiche, abbia un contesto di vita specifico, abbia un'invalidità specifica e quindi è fuori di dubbio che sebbene la legge, come di consueto, debba essere generale, in questo senso si devono trovare delle soluzioni individuali. E proprio in questi termini la legge predispone e dice, parla della predisposizione del progetto di vita. Che cos'è il progetto di vita? È un progetto individuale, quindi personalizzato, con cui si creano dei percorsi in cui i vari interventi sono coordinati al fine di rispondere in maniera complessiva ai bisogni e alle aspirazioni del beneficiario. Capiamo come ci sia un enorme lavoro alle spalle di questa realizzazione del progetto di vita, proprio perché è necessario valutare, uno, il contesto familiare in cui il soggetto si trova, due, il contesto sociale in cui il soggetto si trova, perché anche dal punto di vista territoriale vi sono esperienze diverse, vi sono possibilità diverse, e quindi in questo senso è possibile effettuare interventi personalizzati e differenziati a seconda appunto di quelle che sono le necessità della persona. E da ultimo è chiaro che, anche se forse è il primo elemento, va individuato anche quello che è il livello di invalidità. È fuori di dubbio che nel momento in cui parliamo di autonomia dobbiamo anche ragionare in termini di gravità dell'invalidità. Perché il progetto di vita, essendo un progetto concreto, deve necessariamente tenere in considerazione anche quella che è il grado di invalidità del soggetto. Che cosa è il progetto di vita? O meglio, chi lo deve predisporre? Ricopio un po' quello che ha detto anticipandomi la dottoressa Borlotti. La norma dice che il comune, intesa con ATS, oramai anche prevalentemente centrale il ruolo di ATS, deve predisporre il progetto individuale del soggetto, indicando i vari interventi sanitari, quindi l'aspetto sanitario è sicuramente rilevante, sociosanitari, quindi qui abbiamo un aspetto più sociale, e socioassistenziali, di cui necessita la persona con disabilità. Quindi deve essere individuato quelli che sono gli interventi di natura sanitaria e sociosanitaria necessari e le modalità della loro interazione. Quindi l'obiettivo è di non lasciare la famiglia di fronte a più persone di riferimento, più istituti di riferimento, e l'obiettivo è appunto quello di coordinare il tutto. Parliamo infatti di un atto di pianificazione che necessariamente si articola nel tempo. L'obiettivo dovrebbe essere l'intera durata di vita della persona con disabilità e a partire dal quale le istituzioni che sono in riferimento con la persona, unitamente alla persona e alla famiglia e alla comunità territoriale in cui il soggetto si trova, possono, o in teoria devono, cercare di creare le condizioni affinché gli interventi, i servizi e le apposizioni e le azioni positive si possano effettivamente porre. Quindi il progetto di vita, il documento proprio materiale del progetto di vita deve individuare il livello di disabilità,
verificare il contesto sociale, predisporre quelli che sono gli obiettivi di vita, di realizzazione, piena realizzazione della persona dal punto di vista sanitario, personale e sociale, e deve quindi poi pianificare, articolandoli nel tempo, queste figure, questi interventi. E non mi soffermo più di tanto perché è già stato anticipato, è chiaro che un ruolo essenziale in questo ambito, oltre alla famiglia della persona con disabilità, è il case manager. Se vogliamo tradurre in italiano, gestore del caso, forse in uno di quei pochi casi in cui il termine inglese sicuramente è meno triste del termine italiano, perché qui stiamo trattando di una persona più che di un caso. E di fatto il case manager, lo si è detto prima, è la figura di riferimento e di raccordo di questo progetto di vita. È il professionista, e abbiamo visto prima di chi si tratta concretamente, che fa un po' da persona di riferimento del caso. Quindi i suoi compiti includono l'effettiva valutazione dei bisogni dell'assistito, la pianificazione dei supporti, delle risorse, dei servizi a cui l'assistito avrà diritto di accesso, la messa in rete delle risorse degli interventi e il coordinamento dei processi, nonché la garanzia della continuità della presa in carico anche laddove le vicende familiari del soggetto con disabilità subiscano delle modifiche. E in questo caso sicuramente abbiamo la piena realizzazione della cosiddetta legge del durante noi, perché ovviamente sarebbe più che opportuno che questa introduzione alla figura del case manager e questa realizzazione e predisposizione del progetto di vita avvenisse quando ancora i genitori sono in vita e quindi sono in grado di offrire un'assistenza, un aiuto, un appoggio al professionista di riferimento. Una parola sola, chiaramente immaginerete anche voi come una delle difficoltà maggiori non sia quella di individuare i benefici o le necessità del soggetto con disabilità, quanto piuttosto quello di mettere in rete le risorse, coordinare gli interventi, perché sicuramente quello del coordinamento è uno degli aspetti più. E allora un'ultima slide in tema di progetto di vita. Chiaramente il progetto di vita, quando viene realizzato, deve tenere in considerazione quattro aspetti fondamentali. Uno, il grado di disabilità del soggetto. E in questo senso una piccola critica alla norma, ma poi lo andremo a vedere la motivazione più giuridica per la quale è stata adottata, è che la legge sul dopo di noi si occupa esclusivamente delle persone con una forte, una grave invalidità. Quando si parla di articolo 3,3 della legge 104, ci riferiamo a soggetti gravemente disabili. È fuori di dubbio che laddove un soggetto è gravemente disabile, progetti di autonomia sono o rischiano di essere estremamente limitati. Il progetto di vita deve necessariamente tenere in considerazione anche il contesto familiare in cui la persona si trova, la presenza di parenti, il ruolo e il rapporto che ha il soggetto con i parenti, che sicuramente sono i primi soggetti interessati dell'assistenza della persona con disabilità, il contesto sociale con cui in cui il disabile è inserito, e le proposte che sul territorio vengono fatte, anche perché in questo momento noi sappiamo benissimo come è opportuno che non vengano sradicati dal territorio di riferimento le persone con disabilità, perché questo potrebbe portare a problemi dal punto di vista del relazionale e anche del proprio sviluppo cognitivo. E ultimo, non da ultimo, ovviamente anche le possibilità economiche. Pecunia non olet, però tutto sommato è fuori di dubbio che la capacità economica della famiglia, oltre che la capacità di attrarre eventuali finanziamenti, è essenziale per una concreta e valida realizzazione del progetto di vita. E in questo senso possiamo valutare anche il trust come una delle possibili modalità con cui far rendere in maniera più efficiente il patrimonio del disabile, perché lo svincoliamo da tutte quelle che sono le autorizzazioni giudiziali e quindi anche i vincoli che ogni amministratore di sostegno ha nella gestione del patrimonio del disabile, per consentire anche di far fruttare in maniera migliore e maggiore anche il patrimonio e di conseguenza anche di avere maggiori fondi per poter realizzare il progetto di vita. Allora passiamo alla seconda legge di riferimento, che è la legge che conosciamo come il dopo di noi. Se mi sentisse un onorevole Carnevali si arrabbia un po' perché le vuole che si parli di durante noi,
che è la legge, la 112 del 2016, che tratta delle disposizioni in materia di assistenza a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno. L'obiettivo della legge sul dopo di noi è quello di preparare il cammino di autonomia. E quindi la preparazione va fatta quando ancora i genitori sono in vita, perché, lo ripeto, sono coloro che hanno più l'occhio sul proprio figlio. La redazione del progetto individuale necessariamente è il punto di partenza per l'attivazione dei percorsi previsti dalla legge stessa. Da questo punto di vista capiamo come non si può realizzare degli interventi di assistenza a favore di una persona con disabilità laddove non si voglia, non si conosce ancora dove si vuole arrivare, l'obiettivo finale. Il rischio quindi è di muoversi per tentativi quando, nella speranza di avere un obiettivo finale, probabilmente il cammino si rende più agevole. E in particolare della legge ci interessa al momento un articolo, che è l'articolo 1. L'articolo 1 della legge 112 del 2016 disciplina le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, in vista del venir meno del sostegno familiare. Quindi è qui che parliamo di dopo di noi. Uno degli obiettivi della legge è quello di mirare a evitare l'istituzionalizzazione del soggetto, quindi con il coinvolgimento dei soggetti interessati nel progetto individuale, quindi lasciare il soggetto nel contesto sociale in cui normalmente si è trovato. E da ultimo, tra le varie agevolazioni che vengono previste, viene previsto anche, viene inteso agevolare la costituzione del trust. E da un punto di vista giuridico, secondo me questa identificazione è molto importante fondamentalmente per tre motivi. Il primo, ma ne parlerà chi mi succederà dopo, sono gli aspetti agevolativi fiscali e quindi anche dal punto di vista patrimoniale abbiamo un'agevolazione in questo senso. Il secondo motivo è perché, a mio modo di vedere, si rimette il trust nei binari in cui forse era stato inizialmente concepito, e cioè con finalità di assistenza, con finalità di gestione del patrimonio, proprio sui termini dei charitable trust inglesi o di natura anglosassone. Mentre sappiamo noi, professionisti del settore, che verosimilmente gran parte delle finalità di costituzione dei trans prima della legge del dopo di noi erano probabilmente non così charitable, ma quanto piuttosto a volte occultamento di patrimoni, segregazione di patrimoni, eccetera. E quindi da questo punto di vista probabilmente la legge sul dopo di noi ha rimesso sui binari iniziali l'obiettivo dei trust. Da ultimo o non da ultimo, secondo me la legge sul dopo di noi può essere intesa anche nel senso di dirimere definitivamente la questione circa la legittimità del trust interno in Italia. È fuori di dubbio che laddove il trust viene identificato come uno strumento con cui tutelare un disabile italiano presente nel territorio italiano, sul presupposto quindi che i genitori sono italiani, che i beni si trovano in Italia, direi che questo pone, spero definitivamente, a lato la discussione dottrinaria e anche giurisprudenziale in merito alla legittimità dei trust interni. In particolare, noi ci concentreremo sul trust, ma in tutta onestà va detto che sono quattro gli istituti giuridici a cui si riferisce la legge sul dopo di noi. Allora abbiamo il contratto fiduciario, il contratto di affidamento fiduciario, il trust e il tema delle assicurazioni. Un'ultima slide prima di passare all'analisi dei requisiti essenziali del trust in base alla legge del dopo di noi è quella delle modalità di trasmissione del patrimonio alle persone con disabilità. Di fatto, prima dell'introduzione del trust, si identificavano due modalità di trasferimento del patrimonio. Uno, l'intestazione al soggetto con disabilità dei beni, o mediante atto inter vivos, donazioni, o mediante atto mortis causa, cioè col testamento, o tramite una successione legittima. È chiaro che questa modalità, soprattutto se il soggetto con disabilità è soggettato a amministrazione di sostegno, vincola enormemente poi la gestione del patrimonio. Chi di noi orbita in ambito notarile sa benissimo che la necessità di nominare un'autoamministrazione di sostegno, procedere a accettazioni con beneficio di inventario in sede successoria,
e di ottenere le autorizzazioni per la gestione del patrimonio con modalità di atti straordinari, sa benissimo come ciò comporti dei costi e delle lungaggini considerevoli, che spesso vanno a detrimento del minore, del disabile stesso, perché comportano delle problematiche non indifferenti. È chiaro che l'alternativa secca è quella di intestare ad altri soggetti i beni, con indicazione di prendersi cura, più o meno vincolante come indicazione, del soggetto con disabilità. In questo senso, chiaramente, sappiamo che questa modalità comporta un'enorme fiducia nel soggetto designato. Viene spesso, capita spesso di trovarsi di fronte a situazioni in cui il genitore tende a intestare pressoché l'intero suo patrimonio a favore dell'altro figlio, sul presupposto che si prenda cura appunto del fratello sopravvissuto. Molto spesso ciò avviene, però sappiamo benissimo che intestando effettivamente il patrimonio al fratello, per intenderci, questi beni saranno poi assoggettati a quelle che sono le vicende personali, fiscali e amministrative, e anche eventuali situazioni di pignoramento o pregiudizievoli di questo soggetto designato. Il trust si pone un po' come terza strada, perché consente di non intestare i beni al soggetto con disabilità, nello stesso tempo però di non intestarli nemmeno all'amministratore del trust, perché sappiamo che con il trust l'intestazione è un'intestazione meramente fiduciaria, formale, non viene trasferita. A questo punto una brevissima ricostruzione di quello che è il trust a titolo di ripasso, ma possiamo dire che con il trust un soggetto, che è il disponente, affida parte o la totalità dei suoi beni ad altro soggetto, che è il trustee o amministratore. Questo affidamento può essere fatto in vita con un atto tra vivi, prevalentemente una donazione, un atto di conferimento in trust a titolo gratuito, o un atto mortis causa, l'istituzione del trust come erede o legatario di un testamento. Ovviamente non deve necessariamente essere conferito in trust l'intero patrimonio del soggetto disponente, ma può tranquillamente essere posto in trust una parte dei suoi beni. Il trustee amministratore ne diventa intestatario formale, quindi da un punto di vista catastale si intesterà lui, però non ne diventa proprietario. Quindi questo bene, non entrando a far parte del suo patrimonio, non sarà assoggettato alla sua dichiarazione dei redditi, non sarà assoggettato al suo ISEE, non sarà assoggettato alle sue vicende personali, eventuali creditori non potranno aggredire il patrimonio, e in caso di successione non entrerà nell'asse ereditario. Quindi di fatto abbiamo una separazione tra il patrimonio, un vincolo di separazione, un vincolo di destinazione. Vincolo di destinazione perché? Perché il trustee si obbliga, si impegna ad amministrare detti beni, preservarli e a farli fruttare per uno scopo prestabilito, che per l'appunto è la realizzazione, nel nostro caso, del progetto di vita del soggetto disabile. Quindi, in termini generali, lo scopo prestabilito è nell'interesse di uno o più beneficiari individuati dallo stesso disponente, che sono i beneficiari intermedi, cioè sono coloro che beneficiano del reddito del trust, e i beneficiari finali, che sono coloro che riceveranno i beni una volta che il trust sarà sciolto. Di fatto noi vedremo che nei trust, in base alla legge sul dopo di noi, il beneficiario intermedio deve necessariamente essere uno solo e deve essere soggetto con disabilità. Vediamo quindi i soggetti del trust, sempre in questo ripasso, diciamo, definiamolo così. In termini generali abbiamo dei soggetti essenziali e dei soggetti eventuali. I soggetti essenziali sono il disponente, che è colui che detta le regole, quindi istituisce il trust, e colui che anche per la prima volta effettua un atto di conferimento di beni in trust. È il promotore, colui che fa partire tutta l'iniziativa. Come secondo soggetto abbiamo ovviamente il trustee, che è il soggetto designato ad amministrare il patrimonio della persona. Abbiamo il beneficiario finale, che è colui che è il destinatario dei beni devoluti in trust al momento dello scioglimento del trust. E abbiamo ovviamente il trust stesso.
Abbiamo poi due figure eventuali, che sono quella del guardiano, che ha il ruolo di controllare l'attività del trustee, controllare che il trustee effettivamente amministri il patrimonio nell'ottica di realizzare il progetto di vita della persona con disabilità. E abbiamo la figura del beneficiario intermedio, che è colui che può essere previsto laddove chi costituisce il trust voglia che i beni e soprattutto gli utili prodotti dal trust vengano utilizzati a beneficio di un soggetto già durante la vita del trust. E queste due ultime figure sono due figure eventuali nell'ottica della definizione ordinaria di trust, ma nel trust, in base alla legge del dopo di noi, sono due figure obbligatorie. Vedremo infatti come la legge sul dopo di noi impone che queste figure esistano e nello specifico che il beneficiario intermedio sia il soggetto con disabilità grave. Mi permetto un'ultima precisazione in ambito di trustee. Il trustee può essere certamente una persona fisica, verosimilmente può essere identificato tra i parenti del soggetto del beneficiario intermedio, ma può anche essere un ente. Non nascondo che uno degli obiettivi di Conf Cooperative e anche delle fondazioni che si muovono in questo ambito è quello di costituire un ETS, adesso stiamo valutando se un ETS, un'impresa sociale, una cooperativa sociale, è che svolga l'attività di trustee quale attività sociale. Questo per consentire consentire a tutte le famiglie che non hanno un amministratore di riferimento, che non hanno un soggetto in grado di portare avanti questa attività, di avere qualcuno che lo possa assumere dal punto di vista professionale. È chiaro che laddove dovesse essere un'emanazione di un'istituzione di categoria, questa cooperativa, questo ente del terzo settore, sarebbe assoggettato anche al vaglio dei controlli, anche alla specchiata moralità, ecco, quindi di fatto verrebbe messa un imprimatur per garantire anche che il soggetto si è assoggettato a sua volta dei controlli e quindi possa essere attendibile e affidabile. È una grossa sfida perché uno dei motivi per cui a volte i trust non vengono posti in essere è appunto quello di non riuscire a trovare persone che se ne assumano l'incarico. È chiaro che questa può essere una sfida, può essere portata avanti, anzi dal mio punto di vista è un sogno, ma spero che si possa realizzare. Andiamo quindi nel cuore, nelle ultime tre slide, di quello che è il mio discorso, e cioè quello della tematica della specificità del trust in base alla legge sul dopo di noi. La norma sul dopo di noi, l'articolo 6, statuisce che le esenzioni e le agevolazioni fiscali che vi verranno illustrate successivamente sono ammesse se sussistono congiuntamente, quindi devono esservi tutte, le seguenti condizioni. Quindi abbiamo 8 requisiti essenziali che il trust sulla legge del dopo di noi deve avere e che analizziamo velocemente adesso. Innanzitutto l'obbligo di costituzione con atto notarile. Noi sappiamo che per costituire un trust non è necessario un atto notarile, basta una scrittura privata registrata. E la legge sul dopo di noi ha imposto l'atto notarile per consentire un controllo formale e sostanziale dell'atto e quindi una maggiore tutela dal punto di vista contrattuale con l'intervento del notario. Il secondo requisito è che il beneficiario intermedio sia esclusivamente un invalido grave ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 92. Non mi soffermo, chiaramente questo significa che, ed è la seconda critica che faccio alla legge, la prima, come dicevo prima, è che trattiamo di disabili gravi. Quindi riduciamo, paradossalmente un po' una contraddizione, parliamo di autonomia, di progetti di autonomia di soggetti che hanno una disabilità grave. E questo aspetto è ben chiaro anche al legislatore, ho incontrato ancora 15 giorni fa, ma che in tutta onestà ci diceva che questa scelta è stata fatta per questioni di budget. Chiaro che più si amplia la platea di soggetti che possono aderire a una norma, più si deve spartire il budget a disposizione della norma stessa, e allora con una scelta discutibile come tutte le scelte discrezionali
si è posta l'attenzione sui soggetti con una disabilità grave per ridurre proprio politicamente la platea dei soggetti beneficiari della norma. In tutta onestà ci ha detto di non illuderci in un ampliamento di questa platea di soggetti, perché l'alternativa potrebbe essere quella di consentire agevolazioni anche ai disabili lievi, però io adesso non ricordo i numeri, ma la platea di soggetti sarebbe enormemente aumentata e quindi di fatto non ci sarebbero fondi sufficienti. La seconda critica che faccio, ma questa è ovvia conseguenza della scelta legislativa che è stata fatta, è che la definizione di invalido grave viene effettuata a seguito di un procedimento amministrativo, quindi di una commissione predisposta da un punto di vista medico. È un atto amministrativo e non un atto giuridico. È chiaro che forse il far aderire alle agevolazioni fiscali il soggetto a seguito di un provvedimento di invalidità, di incapacità, quindi amministrazione di sostegno o tutela, forse avrebbe dato una maggiore consistenza, una valutazione più generale. Questa è stata la scelta fatta dal legislatore, questa ci prendiamo, un briciolo di preoccupazione laddove un soggetto invalido grave, l'invalidità dovesse essere revocata nel termine, nel tempo, perché c'è il progetto, perché chiaramente tutti i provvedimenti amministrativi possono essere revocati, anche se verosimilmente è difficile che una persona che viene definita invalida grave poi successivamente possa migliorare a tal punto da perdere questa invalidità. Quindi una seconda corollario a questa norma, a questa scelta, è che non necessariamente il soggetto invalido grave deve essere assistito da un amministratore o da un tutore. Discorso diverso è la capacità giuridica. Nel primo trust fatto, credo, in Italia, il soggetto era invalido grave, ma era capace di intendere e di volere. Quindi lui addirittura ha conferito poi in questo trust costituito a suo favore un patrimonio che era di sua proprietà. Quindi attenzione che non coincidono le due norme. Non è che se ci troviamo davanti a un soggetto che è un amministratore di sostegno automaticamente si può avere l'esenzione. Quindi da un punto di vista redazionale bisogna stare attenti a chiedere non tanto provvedimento di incapacità giuridica giudiziale, ma quello amministrativo. La finalità deve essere esclusiva di assistenza, cura, inclusione sociale e protezione del disabile, che è come corollario il passaggio dopo, l'obbligo di allegazione al progetto di vita. E altro non è che il documento con cui si cerca di assistere, curare, includere socialmente e proteggere il disabile. Attenzione, progetto di vita che è un allegato obbligatorio al trust, che deve essere predisposto appunto dal case manager sottoscritto dai soggetti interessati e che necessariamente quindi deve essere redatto. Abbiamo poi l'imposizione della figura del guardiano, che deve essere obbligatoria, quindi il contratto deve prevedere obbligatoriamente la figura del guardiano e quindi anche un'eventuale disciplina della sua sostituzione, laddove venga meno tale soggetto. L'obbligo di indicare le modalità di rendicontazione da parte del trustee, e questo va bene, da IPSA, se nomino il guardiano dovrò anche stabilire con che periodicità dovrà rendicontare il trustee dovrà rendicontare al guardiano la sua prospettiva e la sua attività. Attenzione che nei contratti di trust può essere anche previsto che il guardiano non abbia solo un ruolo di controllo dell'attività del trustee, ma abbia anche la possibilità di effettuare delle approvazioni, quindi controfirmare determinati atti o preventivamente autorizzare il compimento di determinati atti, eventualmente di natura straordinaria. E sta nell'atto istitutivo di trust determinare cosa si intende per amministrazione straordinaria, quando prevedere la controfirma del guardiano. Quindi sta nella libera disponibilità di colui che costituisce il trust. Perché la legge prevede un obbligo di rendicontazione, ma non stabilisce che cosa debba essere rendicontato o in che termine. Gli ultimi due punti sono l'obbligatorietà della presenza di un termine finale che deve coincidere con la morte del soggetto disabile. Anche questa è una conseguenza dell'obiettivo del trust in base alla legge sul dopo di noi.
Questo perché? Perché se l'obiettivo è quello di dare un'assistenza e di realizzare il progetto di vita del disabile, è palese che nel momento in cui il disabile viene meno, viene a mancare, necessariamente non ha più senso il trust. E quindi il trust dovrà automaticamente estinguersi alla morte del disabile. E di conseguenza, come corollario ultimo, deve essere previsto un beneficiario finale. Beneficiario finale che sarà colui che riceverà tutti i beni residuati dal trust alla sua estinzione, non utilizzati per la realizzazione del progetto di vita del soggetto disabile. E un ultimo intervento, un'ultima slide, in tema proprio di separazione dei ruoli di trustee e di amministratore di sostegno. Mi viene spesso chiesto se queste due figure possono convivere. Mi viene da dire che verosimilmente, nella stragrande maggioranza dei casi, le due figure dovranno convivere. Perché? Perché tutte le volte in cui il soggetto invalido grave è anche incapace di intendere di volere, o con tutore o con amministrazione di sostegno, necessariamente avremo due figure che si riferiranno a lui. Uno che è l'amministratore di sostegno e l'altro è il trustee. Il trustee si occuperà solo ed esclusivamente del patrimonio, del trust e quindi indirettamente, diciamo così, il patrimonio dell'amministratore di sostegno. Del beneficiario di amministrazione di sostegno. La figura di amministratore di sostegno quindi verrà per certi versi semplificata, perché prevalentemente non dovendosi occupare più del patrimonio dell'amministrato, in quanto questo transita tutto tramite il trust, necessariamente l'amministratore di sostegno dovrà occuparsi della persona, quindi di tutti i coinvolgimenti istituzionali e sociali di cura della persona che riguardano il soggetto beneficiario. Questo, a mio modo di vedere, è poco. Perché? Perché l'amministratore di sostegno riceverà i fondi dal trustee. Quindi i beni del trust dovranno essere poi trasferiti per la realizzazione del progetto di vita dell'amministrato. E quindi questo porta a un'estrema semplificazione della figura di amministratore di sostegno, perché verosimilmente dovrà limitarsi a seguire la persona, ma da un punto di vista procedimentale dovrà presentare al giudice esclusivamente il rendiconto annuale. Questo perché? Perché tutte le operazioni sul suo patrimonio saranno gestite dal trustee, il quale non è assoggettato ad autorizzazioni giudiziali, quindi verosimilmente non ci sarà mai la necessità di ricorrere al giudice tutelare per predisporre, per amministrare il patrimonio, per compiere atti di straordinaria amministrazione. Ovviamente queste due figure devono camminare in parallelo, perché ha senso un coordinamento delle due figure. Non escludo che si potrebbe designare l'amministratore di sostegno quale guardiano del trustee, in modo tale che questa correlazione tra le due figure possa essere oggettivamente rafforzata. E questo è un ultimo aspetto che però con gli operatori del settore sicuramente ha colto molto nel segno, potrebbe anche facilitare l'individuazione o la ricerca di soggetti. Abbiamo molti familiari che sono anche disposti a prendersi cura della persona, ma sono un po' spaventati, quindi a assumere la qualifica di amministratore di sostegno, ma, o vicini, parenti, amici, ma sono un po' bloccati proprio da tutte quelle che sono le procedure giudiziali. Magari non si sentono in grado di amministrare il patrimonio. È chiaro che togliere questa preoccupazione, togliere l'imposizione o l'obbligo di procedere alle autorizzazioni giudiziali, a presentarsi in tribunale, ricorsi, eccetera, può essere un modo per alleggerire la posizione e quindi ampliare la platea delle persone che possono svolgere l'amministratore di sostegno. Non dimentichiamo che nei comuni a volte il ruolo di amministratore di sostegno viene dato, assegnato ai sindaci, agli assistenti sociali, agli assessori ai servizi sociali. È chiaro che queste sue persone sarebbero ben contente di essere alleggerite da queste preoccupazioni. Nello stesso tempo non escludo che potrebbe essere anche più semplice trovare possibili amministratori del patrimonio. Questo perché? Fondamentalmente per due motivi. Uno, perché alcune persone possono sentirsi
portate a amministrare i patrimoni, a gestirli magari con precedenti esperienziali lavorativi in questo settore, perché no, commercialisti che possono dedicare qualche ora pro bono, qualche bancario in pensione, quindi è possibile contabile in pensione poter trovare questi soggetti, pensavo anche a un ETS come avevo illustrato in precedenza, ma soprattutto, e questo è un aspetto meno bello da evidenziare, ma molto concreto, perché mentre la figura di amministratore di sostegno è sostanzialmente gratuita, non è escluso che, laddove soprattutto il patrimonio fosse consistente, il ruolo del trustee possa essere anche retribuito. E quindi potremmo anche trovare figure professionali che professionalmente gestiscono il patrimonio e che quindi possano essere... Dal mio punto di vista, credo di avervi detto tutto ciò che intendevo. Forse un ultimo punto, giusto perché parlo a notai, in sede di conferimento dei beni in trust necessariamente dovremo fare attenzione alla lesione dei diritti degli altri legittimari. Quindi da una parte è vero e sappiamo, anzi insegnate voi a me, che una disposizione lesiva non necessariamente verrà poi impugnata. Però da un punto di vista professionale sicuramente laddove ci troviamo a fare una consulenza in questo senso è fondamentale, a mio modo di vedere, prestare attenzione anche a chi sono i familiari, a quali sono i rapporti con gli altri familiari e quindi laddove venissero conferiti dei beni in trust, valutare se sia necessario o piuttosto opportuno non ledere la quota di riserva degli altri legittimari per evitare contestazioni successive. Altre volte mi è capitato che altri legittimari, nella fattispecie i fratelli, soprattutto se poi loro vengono designati come beneficiari finali, non creano grossi problemi nel conferire i patrimoni in trust, anche se lesivi della quota di riserva dei legittimari, in primis perché sanno che poi i beni torneranno in fin dei conti ancora loro, ma anche nel caso in cui il beneficiario finale fosse un ente, perché comunque anche gli stessi fratelli a volte sanno e sono preoccupati di dover poi prendersi carico del soggetto con disabilità. E quindi da questo punto di vista sicuramente può essere problema, cioè può essere a loro vantaggio anche la possibilità di conferire maggiori beni in trust da far rendere in senso maggiore. Io con questo ho finito, sono sempre a disposizione anche eventualmente per eventuali quesiti e domande da parte vostra e lascio adesso la parola al dottor Rapetto. Subentra e analizzerà più gli aspetti fiscali. Allora. No, volevo provare a fare come ho fatto il logo. Questo. No, riuscivo a leggere anche Ok. Allora, buongiorno a tutti. Mi chiamo Riccardo Rappelli, sono commercialista di Bergamo, mi occupo tra le altre cose anche di protezione dei patrimoni, passaggio generazionale e trust, quindi volevo ringraziare innanzitutto ATS, la dottoressa Borlotti, il dottor Farina, il dottor Ubiali dell'invito. Direi una prima parte di questo
questo webinar molto interessante. Sono state esposte in maniera molto chiara e interessante appunto le finalità meritevoli dell'istituto e anche la gestione che ATS fa di questo nell'ambito della legge del dopo di noi, e sono stati messi in evidenza, devo dire, veramente i vantaggi che l'istituto del trust del dopo di noi può avere, può dare nella gestione appunto di questi progetti di vita delle persone affette da disabilità grave, che è un qualcosa che personalmente, diciamo, tocca un po' anche la sfera non solo professionale, per cui davvero un applauso a tutti voi e un ringraziamento. Purtroppo ovviamente questa è la parte meno interessante della mattinata, parliamo di trust e di specificità fiscali. L'obiettivo che mi sarei dato, comunque anch'io lascio aperto la chat, quindi sono aperto eventualmente a domande o a quesiti o a richieste di approfondimento, diciamo, l'obiettivo sarebbe quello di, in questo periodo della mia presentazione, di dare un po' una panoramica agli aspetti fiscali del trust in generale e calarmi poi nella parte finale della presentazione, appunto dopo aver percorso un po' quello che è la fiscalità dell'istituto, sulle specificità del trust del dopo di noi. Mettendo magari qualche spunto sugli aspetti che noi professionisti, quindi anche i notai, possono essere chiamati a dover valutare nell'ambito della definizione di un atto istitutivo di un trust anche del dopo, cioè non solo, ma anche del dopo di noi. Quindi parleremo un po' degli aspetti fiscali, del trasferimento dei beni in trust, parleremo del tema delle imposte dirette, tratteremo, diciamo, qualche flash sugli obblighi di monitoraggio fiscale, sull'applicazione delle altre imposte rispetto alle imposte dirette e indirette, quindi l'IBI e l'IVAPE, l'IMU. Tratteremo, diciamo, di cosa dovrà essere fatto quando entrerà, diciamo, pienamente in vigore il registro dei titolari effettivi, un'altra novità che dovremo averci a che fare durante le vacanze di agosto. A questo punto, un po' come la bozza di circolare in consultazione che è stata sul trust, che dopo essere stata attesa direi per anni, l'agenzia ha visto bene di mettere in consultazione nell'agosto dell'anno scorso. Direi che temevo, vista la mia proverbiale fortuna, che proprio questa mattina fosse pubblicata la circolare definitiva. In realtà è la prima cosa che ho guardato stamattina, non è stato così, quindi mi rifarò ancora a quello che è un po' l'evoluzione normativa sulla fiscalità del trust, che è stata data prima dalle circolari del 2007, del 2008, dalle varie risoluzioni, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, e da ultimo da questa bozza di circolare in consultazione che attende la sua versione finale. Velocissimamente, perché è stato già trattato direi in maniera esaustiva il tema degli aspetti giuridici del trust. Il trust è entrato in vigore, è un istituto chiaramente di derivazione anglosassone, è entrato in vigore con la ratifica della convenzione dell'AIA del 1 gennaio 85, che è entrata in vigore in Italia dal 1 gennaio 92. Caratteristiche del trust, quindi, come ha già esposto il dottor Rubiali, è che il trust è un rapporto giuridico istituito da un disponente
che o con atto tra vivi oppure per testamento, diciamo, mette determinati beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per arrivare ad uno specifico scopo. Le caratteristiche del trust sono appunto che i beni costituiscono una massa distinta, quindi non fanno parte del patrimonio né, se non fanno più parte del patrimonio del disponente, non fanno parte neppure del patrimonio del trustee e neppure dei beneficiari. Quindi si realizza col trust quello che è definita una completa segregazione patrimoniale, quindi una tutela del patrimonio conferito in trust dalle vicende personali del disponente, del trustee o del beneficiario. Il trustee, chiaramente, che è, passatemi il termine tecnico, un po' l'amministratore del trust, è investito appunto del potere, ma è anche onerato dell'obbligo di gestire il patrimonio nel raggiungimento, con l'obiettivo del raggiungimento degli scopi del trust, e quindi rende conto, amministra, gestisce e dispone i beni secondo l'atto istitutivo e le norme del regolamento del trust che delle norme di legge. Il trust deve necessariamente prevedere la presenza di un disponente, cioè se non c'è un disponente non parte il trust, quindi il disponente istituisce il trust e si spoglia di determinati beni per trasferirli al trustee. Deve prevedere necessariamente la presenza di un trustee, quindi riceve i beni per amministrarli secondo il regolamento del trust per diciamo gestirli in funzione dei beneficiari o per uno scopo specifico. E come ho detto prima, i beni conferiti nel trust non entrano nel patrimonio del trustee e quindi sono segregati sia in capo al trustee, non sono soggetti alle pretese dei creditori del trustee, non entrano nell'attivo ereditario del trustee. Quindi sostanzialmente i beni in trust, questa segregazione, come ho anticipato prima, possono essere posti al riparo dalle pretese degli ulteriori terzi, quindi dei creditori, del disponente, salvo che ovviamente il trust sia, diciamo, utilizzato per scopi, diciamo, lasciatemi dire, non meritevoli, quindi sia fatto in frode ai creditori, oppure diciamo anche dai creditori dei beneficiari, ovviamente fino a quando poi i beni non vengono definitivamente trasferiti ad essi. Il trustee, che come ho detto è un po' l'amministratore del trust, è tenuto a utilizzare i beni secondo le regole dell'atto istitutivo del trust, deve rendere conto della propria attività, e al termine del trust deve trasferire i beni ai beneficiari secondo quanto previsto dall'atto istitutivo. Ora, un primo momento impositivo diciamo del trust è quando il disponente trasferisce i beni al trust. Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento dei beni in trust, il trattamento che questo sconta è differente in funzione del soggetto che trasferisce i beni e in funzione dei beni. Se vengono trasferiti beni relativi all'impresa, quindi da un imprenditore individuale, si configura una destinazione a finalità estranee e quindi si realizza in capo al disponente un reddito che è da assoggettare a tassazione a seconda dell'oggetto che viene conferito. Quindi se fosse un bene che produce ricavi sarà tassato come un ricavo al valore normale, se vengono trasferiti beni strumentali o patrimoniali si conseguiranno plusvalenze o minusvalenze, sempre facendo riferimento al valore normale di cui all'articolo 9 del
testo unico sui redditi e se viene trasferita addirittura un'azienda in trust, sì, questa potrà essere fatta in neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma l'azienda gli stessi valori fiscalmente riconosciuti al disponente. Devo dire che ho tenuto comunque a rappresentare questa fattispecie per dovere di completezza espositiva. Quello che nell'esperienza succede normalmente è che vengano trasferiti beni diversi da quelli relativi all'impresa e in questo caso ovviamente in assenza di un corrispettivo, trattandosi sostanzialmente di una liberalità, il trasferimento al trust non genera alcuna materia imponibile né in capo al disponente né in capo al trust stesso. Andiamo adesso, dopo aver chiarito un po' quello che potrebbe succedere rispetto al primo passaggio, cioè i beni che vengono conferiti in trust, andiamo a vedere più in dettaglio cosa, qual è l'imposizione del trust e dei beneficiari ai fini delle imposte dirette. Ora, il primo intervento normativo che è stato, che ha avuto come oggetto la normativa del trust è, si è avuto con la legge finanziaria del 2007, che ha introdotto appunto nell'ordinamento tributario alcune disposizioni in materia di trust. L'anomalia è stata che in assenza di una legge che disciplinasse il trust dal punto di vista giuridico, ha iniziato a delineare i contorni dell'istituto, il legislatore fiscale, e questo, a mio modo di vedere, ha portato poi anche a un utilizzo dello strumento del trust non sempre centrato nelle varie situazioni. Perché? Perché anche in virtù di un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate in merito all'imposta di cessione e donazione, almeno nei primi anni il trust è stato molto attenzionato dai professionisti per cercare una cristallizzazione della imposizione ai fini dell'imposta successione e donazione, mentre normalmente tutti noi professionisti che abbiamo a che fare ognuno nei diversi ambiti con le tematiche di protezione e di passaggio generazionale, sappiamo che il driver fiscale non è mai quello che dovrebbe orientare in primis le decisioni, perché a volte per cercare l'ottimizzazione poi si rischia di farsi male da tutti gli altri punti di vista. Quindi c'è questa un po' particolarità. Qual è stato l'intervento del legislatore? Il legislatore ha modificato l'articolo 73 del TUIR e con questa modifica ha incluso i trust residenti e non residenti tra i soggetti passivi dell'IRES. In questo modo è stata quindi riconosciuta al trust una sorta di autonomia, di un'autonoma soggettività tributaria, appunto estendendo al trust l'imposta che era tipica degli enti commerciali e non commerciali. Infatti il comma B dell'articolo 73 del TUIR include tra gli enti soggetti all'IRES trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali. Il comma C, la lettera C del comma 1 include i trust che non hanno per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato. La lettera D include i trust con o senza personalità giuridica
non residenti nello Stato. Posso capire però. Per i microfoni c'è qualcuno con i microfoni accesi, forse tu o qualcun altro. Scusate, problema tecnico risolto. Quindi il trust, come abbiamo detto, è equiparato ai fini fiscali ai soggetti IRES, essendo ricondotto appunto alla normativa fiscale sugli enti commerciali e non commerciali, a seconda che lo stesso eserciti o meno un'attività commerciale in via esclusiva o principale. Allora, l'articolo 73 individua, ai fini dell'imposizione dei redditi, le due grandi categorie di trust. Esistono, diciamo, in base al secondo comma, i trust sono stati suddivisi tra trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono quindi imputati per trasparenza ai beneficiari stessi, cosiddetti quindi trust trasparenti, e trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente invece tassati in capo allo stesso trust. Questi vengono definiti i cosiddetti trust opachi. Quando i beneficiari di reddito sono individuati, il trust quindi trasparente non è considerato un vero e proprio soggetto autonomo d'imposta, ma è un'entità sostanzialmente trasparente. Perché? Perché i redditi vengono dapprima calcolati secondo le norme del QIR in capo al trust, e poi questo reddito viene attribuito per trasparenza in capo ai beneficiari, che provvederanno poi ad assolvere l'imposta, tendenzialmente caso di beneficiari persone fisiche, l'IRPEF, secondo le loro aliquote. Quindi abbiamo detto, esistono le due macro categorie, trust trasparenti, trust opachi. Ovviamente il trust è uno strumento, un istituto talmente, diciamo, adattabile a varie situazioni, veramente molto malleabile, oserei dire. Quindi è possibile che l'atto, il regolamento del trust possa prevedere delle clausole che rendono, diciamo, difficile attribuire interamente la qualifica di trust trasparente o trust opaco. Quindi la prassi ha definito la possibile presenza, ha individuato la possibile presenza anche di quello che è stato definito il trust misto, cioè quando l'atto istitutivo prevede che una parte del reddito sia accantonata al capitale del trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari. Questa è un'ipotesi di trust misto. In questo caso, cosa ci ha detto l'Agenzia delle Entrate? Che il reddito che viene accantonato, il reddito che viene accantonato
diciamo, viene tassato in capo al trust come se fosse un trust opaco, mentre il reddito che viene attribuito ai beneficiari viene, diciamo, tassato per trasparenza in capo ai beneficiari, dopo che lo stesso trust ha determinato il reddito sulla base delle norme del TUIR. Un aspetto interessante del trust è certamente la definizione della sua, l'individuazione della sua residenza. La residenza del trust è individuata secondo i criteri generali utilizzati per fissare la residenza dei soggetti all'IRES, quindi quelli individuati dall'articolo 73 del TUIR. Per le caratteristiche del trust, diciamo, non si parla tanto di sede legale, ma ci si riferisce, che è una, la sede legale è una delle, diciamo, dei soggetti di quell'articolo 73, nel caso del trust non ha molto senso, diciamo che si parla della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale. Quindi il primo criterio risulta utile per quei trust che magari svolgendo attività anche commerciale, nel perseguire il loro scopo si sono dotati di una struttura organizzativa, quindi magari di dipendenti, di locali, di uffici, oppure in mancanza di una sede della direzione, la sede dell'amministrazione si tende a farla coincidere con la residenza, col domicilio fiscale del trustee. Il secondo criterio, che è l'oggetto principale, è strettamente legato alla tipologia del trust, quindi se oggetto dei beni che sono stati conferiti nel trust sono degli immobili sostanzialmente in Italia, l'individuazione della residenza sarà molto facile, perché ovviamente quel trust sarà considerato fiscalmente residente in Italia. Ovviamente se ci fossero beni immobili che sono situati in stati diversi, occorrerà fare riferimento al criterio della prevalenza, quindi se il trust a cui vengono conferiti immobili diciamo situati in diversi paesi, sono in diversi stati, sono magari per la maggior parte presenti questi immobili in Italia, la residenza fiscale del trust sarà individuata appunto in Italia. Nel caso invece di patrimoni non immobiliari ma mobiliari o misti, l'oggetto dovrà essere effettivamente riscontrato andando a vedere l'attività effettiva svolta dal trust. Il comma terzo dell'articolo 73 ha introdotto due presunzioni di residenza in Italia per i trust, come diceva il dottor Viali prima. Nelle prime versioni il trust è stato purtroppo anche conosciuto come uno strumento che magari non era proprio uno strumento utilizzato per scopi caritatevoli o comunque tra virgolette leciti. Quindi diciamo che il legislatore si è preoccupato di introdurre delle presunzioni per assoggettare a tassazione in Italia diciamo anche trust esteri, soprattutto quelli istituiti in paesi cosiddetti non white list, cioè paesi che non danno una piena collaborazione dal punto di vista della trasparenza fiscale. Quindi sostanzialmente l'articolo 73,3 dice che i trust istituiti in questi paesi non collaborativi, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono residenti in Italia, viene considerato italiano. Quindi posso anche andare a costituire il trust in una legislazione, in uno stato blacklist, ma se sono un disponente italiano e il mio beneficiario italiano, quel trust fiscalmente sarà italiano. E la seconda presunzione è che i trust che sono sempre stati istituiti
in paesi non collaborativi, in favore dei quali successivamente un soggetto residente in Italia vada a trasferire un immobile o dei diritti reali immobiliari, oppure ad apporre dei vincoli di destinazione su beni immobili in favore del trust, viene considerato comunque fiscalmente italiano. La lista è quella dei paesi non collaborativi, è quella del decreto 4 settembre 96, come è stata recentemente aggiornata nel 2017. Ovviamente si tratta di una presunzione non assoluta, una presunzione relativa, e quindi presunzione relativa di residenza, che quindi può essere anche vinta dimostrando l'effettiva residenza del trust nel paese estero. Ecco, in merito queste due presunzioni, la circolare del 2048E ha chiarito che non è necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario sia verificata nello stesso periodo di imposta. Infatti la residenza del disponente, visto che una volta che il disponente trasferisce a favore del trust i beni, se ne spoglia, la residenza rileva quando il disponente rileva quando viene effettuato il trasferimento. Quindi se successivamente il disponente trasferisce la sua residenza anche in un paese, questo non rileva. Per quanto riguarda invece il beneficiario, la norma è stato chiarito che è applicabile al trust con beneficiari individuati, e in questo caso la residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust, anche se questa si verifica in un periodo di imposta successivo a quello in cui il disponente ha disposto il trasferimento dei beni in favore del trust. Ai fini della residenza si guarda quindi il trasferimento del patrimonio in trust, essendo irrilevante invece le erogazioni di reddito in favore dei beneficiari nei vari periodi di imposta. Allora, parlare della residenza fiscale del trust mi permette di fare un cenno all'applicabilità al trust delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Come tutti sappiamo, noi andiamo verso una società sempre più transnazionale, in cui quindi i possibili fenomeni di doppia imposizione sono sempre più all'ordine del giorno. Spesso quindi il trust potrebbe essere istituito in una giurisdizione diversa da quella di residenza del trustee o dei beneficiari, o del paese in cui si trovano le fonti produttive del reddito. Quindi è stato un argomento dibattuto se fossero applicabili ai trust i benefici previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo perché è stato dibattuto? Perché nei modelli delle convenzioni, che sono stati spesso sottoscritti, ratificati prima dell'istituzione, prima della convenzione dell'AIA, prima dell'entrata del trust nella sfera professionale, il trust non è indicato come un ente a cui si applicano le convenzioni contro le doppie imposizioni. È stato affermato sia nella circolare che dalla giurisprudenza che i trust dovrebbero però assumere nell'ambito dei modelli di convenzioni la natura di other body of person, quindi dovrebbe potersi mai affermare che il trust a certe condizioni è beneficiario della normativa convenzionale.
Oltretutto, da alcune convenzioni, per esempio quella con gli Stati Uniti, poche a dire la verità, alcune convenzioni, il trust è espressamente riconosciuto come persona ai sensi dell'articolo 3 della convenzione. Anche la Cassazione recente del 2020, che vi ho segnalato, ha aderito all'orientamento favorevole ad un'interpretazione estensiva delle categorie utilizzate dall'articolo 3 del modello OCSE. Tuttavia, leggendo questa sentenza, si nota che la ricomprensione del trust tra le persone residenti ai sensi dell'articolo 3 è un requisito necessario, ma non è sufficiente per ammettere il trust al godimento dei benefici convenzionali. Cioè, è necessaria davvero un'indagine caso per caso. Questo perché? Perché, ad esempio, le disposizioni convenzionali, per esempio in materia di doppia tassazione in materia di dividendi, interessi, royalties, esigono per l'applicazione della convenzione che il soggetto percipiente i proventi rivesta la qualifica di beneficiario effettivo. Quindi per queste disposizioni la tipologia del trust può incidere o meno sull'applicabilità dei benefici convenzionali. Pensate al caso di un trust opaco che, quanto autonomo soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, potrà essere direttamente qualificato come beneficiario effettivo e quindi potrà essere beneficiario dell'applicazione della convenzione. Nel caso invece di trust trasparente manca un'autonomia reddituale, come abbiamo detto prima, cioè il reddito viene imputato direttamente per trasparenza ai beneficiari e quindi, essendo i redditi imputabili ai beneficiari, saranno questi ultimi che potranno eventualmente richiedere l'applicazione della convenzione contro la doppia imposizione. Per cui diciamo che anche questa è una materia che è stata dibattuta. La posizione attuale sembrerebbe essere quella di dire che al trust generalmente si applica la convenzione con questa peculiarità, cioè di andare a verificare nell'atto istitutivo del trust a chi spetta effettivamente l'applicazione della convenzione. Direi che dobbiamo fare. Allora magari faccio giusto l'ultimo accenno al caso patologico del trust fittizio, perché comunque è un po' collegato a quello che ci siamo detti e può essere interessante nell'ambito della valutazione di un atto istitutivo di trust. Quindi vi hanno detto sia il dottor Ubiali che io nella prima parte che i beni del trust non possono in alcun modo continuare a essere a disposizione del disponente, cioè il disponente se ne deve spogliare. Quindi l'amministrazione finanziaria non ritiene validi dal punto di vista tributario i trust che vengono costituiti per essere una mera interposizione nel possesso dei beni e dei redditi da parte di chi va a disporre del disponente. Quindi se dal lato istitutivo ci sono diverse circolari che ne parlano, quindi è molto importante l'attenzione che il legislatore fiscale ha dato l'Agenzia delle Entrate ha dato a questa fattispecie, se dal lato istitutivo o dagli elementi di fatto risulta che il disponente in realtà mantiene la gestione e la disponibilità dei beni, quindi non si verifica un effettivo spossessamento dello stesso, il trust dal punto di vista fiscale è da considerarsi inesistente. In questo caso i redditi sono assoggettati a tassazione non in capo al trust, ma in capo al disponente stesso, secondo i principi del QIR. La circolare 61 ha identificato alcune ipotesi patologiche, elencandole espressamente, quindi per esempio il trust che il disponente
o anche il beneficiario può far cessare liberamente in ogni momento, non è un trust, diciamo, in cui si verifica un reale spossessamento, quindi è fittiziamente interposto dal punto di vista fiscale. Il trust in cui il disponente ha il potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario è un trust che fiscalmente non esiste. Il trust in cui il disponente risulti, diciamo, titolare di poteri, conseguenza dei quali il trustee, che pur è dotato di poteri discrezionali, però non può esercitarli senza il consenso del disponente, ovviamente evidenzierebbe una interferenza, un'ingerenza nella gestione del potere del trustee, che è inammissibile, e quindi dal punto di vista fiscale questo trust sarebbe fittiziamente interposto. Altri esempi, vado un po' veloce: trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita i beneficiari, in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi o beni del trust, o concedere prestiti, quindi dove c'è sempre un potere, un diritto di interferenza del disponente, la normativa fiscale tende a non riconoscere l'istituto del trust. Quindi direi che dopo questa prima parte ci facciamo una pausa e riprendiamo verso le 11.05, 11.05, 11.10, 11.10. Perfetto. Tempo.
Eccoci. Ok, riprendiamo quindi la questa carrellata sulla fiscalità del trust in questa parte finale dell'esposizione. Andiamo a vedere, dopo aver parlato un po' della differenza tra trust opachi, trust trasparenti, andiamo a vedere velocemente come viene determinato il reddito del trust. Quindi la determinazione del reddito avviene, come abbiamo detto, secondo le norme del QIR, indipendentemente dalla natura opaca o trasparente del trust medesimo. Quindi il trust è tenuto a determinare il reddito, salvo poi l'obbligo di assolvere l'IRES per i redditi propri del trust, che quindi non vengono imputati per trasparenza ai beneficiari, e l'obbligo di trasferire il reddito ai beneficiari, non assolvendo su di esso imposta, nel caso appunto di trust trasparente, quando i beneficiari sono individuati. Il legislatore quindi ha scelto per il trust il calcolo di una base imponibile uniforme, che quando il trust è opaco viene direttamente assoggettata all'IRES secondo le regole degli enti commerciali o degli enti non commerciali in base alla tipologia di attività svolta dal trust, e invece nel caso di trust con beneficiari individuati, quindi trasparente, la base imponibile sarà soggettata ad imposta, quella propria dei beneficiari, come reddito di capitale. Per quanto riguarda i beneficiari del trust, l'articolo 44, lettera G sexes del TWIR, appunto, ho detto prima come redditi di capitale, perché questo articolo ha qualificato i redditi imputati ai beneficiari di trust quali redditi di capitale. I redditi, infatti l'articolo dice, i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73,2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti stati fuori dalla whitelist, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti del trust, si considerano a fiscalità privilegiata in senso dell'articolo 47 bis anche qualora i percepienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73. Quindi sostanzialmente, come ho detto, l'articolo 44 ha qualificato come redditi di capitale i redditi imputati ai beneficiari di trust, sia quelli imputati per trasparenza, ai beneficiari residenti, sia i redditi prodotti da trust esteri opachi, che devono essere tassati in capo ai beneficiari se appunto il trust è stabilito in un stato a fiscalità privilegiata. In quest'ultimo caso i redditi corrisposti, la norma parla di redditi corrisposti, quindi se l'articolo 73,2 parlava di imputazione in ogni caso del reddito ai beneficiari individuati, con ciò significando un'imputazione a prescindere dalla materiale corresponsione, quindi un'imputazione, diciamo, per trasparenza, come diremo poi anche dopo, in caso invece
di trust esteri opachi, i redditi, la norma parla esplicitamente di redditi corrisposti, quindi torna al criterio di cassa, quindi i redditi corrisposti da trust paradisiaci opachi devono essere dichiarati dai beneficiari residenti quando incassati. Il comma 4 quater dell'articolo 45, per terminare le disposizioni sui redditi dei beneficiari dell'articolo 45 del TUIP, prevede che qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito. Questo cosa significa? Uno dei possibili problemi quando siamo in ambito di trust è distinguere quello che viene attribuito ai beneficiari, di distinguere le attribuzioni fatte ai beneficiari, se queste provengono da redditi del trust o da patrimonio del trust. Questo perché? Perché non è sempre chiaro e spesso l'attribuzione si risolve in un mero bonifico di somme di denaro, quindi andare a capire la natura di queste non è sempre agevole, soprattutto se il trustee non tiene una contabilità adeguatamente analitica, diciamo, degli accadimenti del trust, e quindi non è in grado, magari non vuole, identificare con chiarezza quelli che sono, identificare e separare con chiarezza quello che è il patrimonio del trust da quello che sono i redditi. Quindi cosa succede in questo caso? Innanzitutto la bozza di circolare in consultazione ha chiarito che la portata di questa presunzione dell'articolo 45 è da riferirsi ai trust opachi esteri stabiliti in territorio a fiscalità privilegiata. Quindi cosa succede? Succede che la norma dice in mancanza di contabilità analitica, quindi se non si riesce a stabilire se ti sto attribuendo un reddito o un patrimonio, guarda che tutto viene considerato reddito, quindi tendenzialmente andando a aggravare la tassazione in capo al beneficiario. Due parole anche sulla commercialità del trust, perché questo è importante, perché chiaramente, come tutti i soggetti di quell'articolo 73, lo svolgimento di un'attività commerciale o meno determina conseguenze in merito all'applicazione delle norme del TUIR. L'articolo 73, abbiamo detto, che prevede che il trust può essere qualificato come un ente commerciale residente, oppure un ente non commerciale residente, oppure ancora un ente non residente, indipendentemente dal fatto che svolga o meno un'attività commerciale. Quindi l'articolo 73 prevede al comma 4 che l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo, allo statuto, se questi esistono ovviamente in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto o dallo statuto. Comma 5 dice che in mancanza invece dell'atto costitutivo o dello statuto nelle forme dell'atto pubblico, scrittura privata, registrata, autenticata o registrata, quando mancano queste, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base proprio all'attività concretamente svolta nel territorio dello Stato. E questa disposizione si applica sempre, in ogni caso, agli enti non residenti, che chiaramente vengono poi assoggettati a tassazione per i redditi che sono prodotti nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle Entrate, in più documenti di prassi, ha chiarito che la qualifica di ente non commerciale va verificata prendendo in esame appunto l'attività effettivamente svolta,
quindi occorre andare ad individuare la natura o meno dell'attività commerciale facendo riferimento all'articolo 55 del TUIR, che rimanda quindi alle attività elencate dal 2195 del codice civile. Dopodiché c'è tutta una serie di documenti di prassi in cui l'agenzia, specialmente soluzioni ministeriali o risposta interpello, in cui l'agenzia ha precisato varie casistiche dando risposta in merito ai quesiti sulla qualificazione dell'attività. Per esempio, nella risoluzione ministeriale 18 del 2003, che trattava dell'attività di una holding lussemburghese, diciamo, l'agenzia ha precisato che l'attività di mera intestazione di attività finanziarie o partecipazioni e volta al godimento degli eventuali frutti da queste prodotte non è un'attività commerciale. Una successiva risoluzione ha qualificato invece come un ente commerciale proprio un trust nel cui atto costitutivo veniva previsto che questo il trustee dovesse operare, diciamo, questo era nel settore radiotelevisivo, per studiare, individuare possibilità offerte dal mercato, per investire nel settore anche mediante l'acquisto di operatori professionali. Quindi l'agenzia in questo caso ha valorizzato un'attività che non era, diciamo, di mera detenzione, ma era invece un'attività attiva commerciale. Diciamo, una risposta all'interpello del 2019 nel caso di trust che detiene partecipazioni, che può essere un caso che frequentemente viene visto nella pratica, la mera detenzione di partecipazioni senza effettuare un'attività di direzione, coordinamento, comunque senza esercitare un'interferenza nella gestione delle società partecipate, viene considerata un'attività non commerciale. Ecco, la differenza chiaramente è noto, però lo dico per dovere di completezza, la differenza tra l'essere qualificato come ente commerciale o non commerciale: l'ente commerciale va ad essere soggettato a tassazione sul reddito d'impresa, con le norme del reddito d'impresa, l'ente non commerciale invece viene, diciamo, ad essere assoggettato a tassazione per i redditi prodotti con la normativa prevista per ciascun singolo, per ciascuna singola categoria reddituale del TUIR. Ecco, andiamo magari a spendere due parole ulteriori sulla differenza tra trust opachi e trust trasparenti. Vi abbiamo detto che il regime impositivo che si applica al trust varia a seconda che l'atto istitutivo individua o meno i beneficiari del trust. Infatti il comma 2 dell'articolo 73, cui abbiamo accennato prima, dice che nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota prevista nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti, o in mancanza della previsione in parti uguali. L'articolo 44,1 lettera G6 che abbiamo visto prima ha qualificato come redditi di capitale appunto i redditi imputati ai beneficiari di trust trasparenti e quando, diciamo, quindi qua la prassi, la dottrina si è interrogata sul significato di beneficiario effettivo nel caso appunto dei trust trasparenti. Quindi la circolare 48E ha precisato che per beneficiario individuato si debba intendere un beneficiario di reddito individuato. Quindi ai fini della tassazione non basta solo che si preveda una devoluzione dei beni finali al beneficiario, ma deve esserci la
il diritto del beneficiario a pretendere l'attribuzione dei redditi del trust. Quindi beneficiario individuato ai fini fiscali per il trust trasparente deve intendersi un beneficiario di reddito individuato, quindi un soggetto che esprime rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale. Quindi il beneficiario non solo deve essere individuato, ma deve anche essere nella possibilità, quindi avere il diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte del reddito che gli viene imputata per trasparenza. Quindi l'articolo 73,2 che abbiamo appena letto prevede che i redditi siano imputati in ogni caso ai beneficiari, quindi come ho detto prima, a prescindere dall'effettiva percezione, e qui siamo un po' a una deroga dei normali criteri di tassazione, perché normalmente tutti sappiamo che i redditi di capitale vengono tassati secondo un principio di cassa. Quindi qua, a prescindere dall'effettiva percezione, significa che i redditi attribuibili ai beneficiari dei trust trasparenti, seppur qualificabili come redditi di capitale, sono attribuiti per competenza. Quindi è proprio una deroga voluta dal legislatore rispetto ai redditi di capitale. Autorevole dottrina, diciamo, ha rilevato che anche sotto il profilo costituzionale l'imposizione per competenza trova fondamento appunto nella titolarità giuridica del beneficiario di rispetto a quel reddito. Quindi l'imputazione per trasparenza è una evidente, diciamo, decisione di semplificazione fiscale per evitare che il fisco debba andare a verificare di volta in volta che il trustee abbia effettivamente trasferito al beneficiario il reddito che gli ha attribuito per trasparenza. Quindi il reddito imputato per trasparenza nel caso dei trust senza beneficiari, con beneficiari individuati, viene tassato in capo a questi ultimi secondo le aliquote di ciascuno. La successiva percezione del reddito che è già stato tassato per trasparenza rappresenta una semplice movimentazione di denaro che è ininfluente ai fini del reddito. Con questo principio chiaramente viene ad essere esclusa a priori qualsiasi possibile censura di doppia imposizione sullo stesso reddito in capo al beneficiario. Chiaramente ci sono anche dei redditi, soprattutto, diciamo, in particolare mi riferisco ai redditi di natura finanziaria, che potrebbero già aver subito una tassazione a titolo di imposte sostitutive, per esempio. Questi redditi non vengono poi compresi nel reddito del trust che viene diciamo imputato ai beneficiari. I redditi conseguiti e tassati in capo al trust prima dell'individuazione dei beneficiari, quindi quando il trust era sostanzialmente da considerarsi opaco, non possono scontare un'ulteriore imposizione in capo ai beneficiari quanto questi vengono distribuiti. Mi soffermo un secondo con un paio di esempi su questo. Quando l'atto istitutivo prevede, per esempio, che i beneficiari dei redditi del trust siano i figli, i eredi, diciamo, quando raggiungono la maggiore età, è evidente che questi eredi, quando non ancora maggiorenni, non possono essere non vantano un diritto a richiedere questo reddito. Quindi finché questi non sono maggiorenni, il trust dovrebbe considerarsi opaco. E quindi i redditi del trust vengono tassati in capo al trust, ancorché ci sia un'individuazione dei beneficiari. Oppure pensiamo a una clausola che potrebbe imporre al trustee di accumulare i redditi fino a un determinato momento per poi distribuirli e beneficiare lo stesso principio che ho detto prima. Quindi
puntualizziamo bene la nozione di beneficiario individuato. Perché? Perché la risoluzione 425 del 2008 ha chiarito che la tassazione per trasparenza di un trust, meglio dei beneficiari del trust, presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. Quindi questa riferibilità immediata non può prevedere una discrezionalità in capo al trustee in ordine alla individuazione dei beneficiari o alla imputazione del reddito agli stessi. Cioè, in sostanza, il trustee, per configurare un trust trasparente, il trustee non può avere il potere di scegliere se, quando, in che misura attribuire i redditi ai beneficiari del trust. Cioè, quindi un atto istitutivo di trust che preveda sì dei beneficiari individuati, magari anche nominativamente, ma che lasci al trustee la possibilità, il diritto di scegliere se e quanto attribuire ai beneficiari, non può essere fiscalmente considerato un trust trasparente. Direi questo, diciamo, un po' forse una cosa importante, diciamo, a seguito poi di alcuni chiarimenti contenuti nella circolare 61E del 2010, la circolare successiva 38E del 2011 ha poi puntualizzato che l'identificazione del beneficiario presuppone in primis che sia puntualmente individuato, quindi che o il nome e cognome, oppure che sia veramente una identificazione puntuale. Presuppone che al beneficiario sia riconosciuta la titolarità di una situazione giuridica che comporta il diritto a pretendere l'assegnazione del reddito prodotto dai beni che fanno parte del fondo nel trust. Quindi deve essere individuato puntualmente, deve avere il diritto a pretendere l'assegnazione del reddito, per questo diritto deve essere stato conferito al beneficiario anteriormente alla produzione del reddito, cioè non è possibile modificare l'atto o fare delle disposizioni successive quando il reddito è già stato prodotto, evidentemente. E la stessa esistenza dei beneficiari individuati deve essere intervenuta prima della produzione del reddito del trust. Quindi, in sostanza, per dire in due parole il concetto di beneficiario individuato, direi che sia trasparenza fiscale quando i beneficiari acquisiscono anteriormente alla produzione del reddito da parte del trust un diritto, un vero e proprio diritto credito, che eventualmente può essere azionato anche legalmente, un diritto a percepire appunto i proventi del trust. Velocissimo, giusto remind sulle quote di partecipazione. Come abbiamo detto prima, l'articolo 73 prevede che la ripartizione, anche se, lasciatemi dire, definire quota di partecipazione è un po' un gergo atecnico, ok? Cioè, non si parla di quota di partecipazione, bensì di diritto al percepimento di la quota del reddito o del patrimonio del trust. Però, diciamo, per dare un po' un senso veloce, parliamo di quota di partecipazione. Quindi questa deve essere la ripartizione, il trustee la deve fare ai beneficiari, il trustee la deve fare in base alle disposizioni dell'atto istitutivo o di presenti in documenti successivi. Se queste mancano, l'imputazione dei redditi deve avvenire in parti uguali tra tutti i beneficiari. Ovviamente abbiamo detto che l'articolo 73 ha dato
una soggettività passiva di imposta al trust, e quindi quale soggetto passivo il trust assume anche delle obbligazioni tributarie, sia che questo sia trasparente, sia che questo sia opaco. Infatti il trust deve adempiere a tutti gli obblighi previsti per i soggetti IRES. Quindi, per esempio, deve presentare la dichiarazione dei redditi, deve avere un codice fiscale, deve aprire una partita IVA nel caso eserciti un'attività commerciale, deve adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, anche se permetto magari nel caso di trust che non svolgono attività commerciali, questo è un po' meno, diciamo, magari è una contabilità un po' meno convenzionale come la conosciamo tutti, diciamo un semplice, magari la tenuta di un semplice rendiconto annuale sufficiente, e gli adempimenti tributari ovviamente che gravano sul trust sono ovviamente adempiuti e soldi dal trust. Un ultimo cenno sul tema delle imposte sui redditi: la circolare 48E ha precisato che il trust rientra anche tra i soggetti passivi dell'IRAP, non solo dell'IRES. Quindi, conseguenza di ciò, se viene prodotto un reddito che è tassabile ai sensi del decreto IRAP, il trust è tenuto ad adempiere agli obblighi sostanziali e formali relativi proprio anche a questa. Due parole anche sull'obbligo di monitoraggio fiscale, perché potrebbe accadere ovviamente che una parte del patrimonio del trust sia costituito da beni o attività finanziarie detenute all'estero. Quindi sostanzialmente uno degli aspetti più delicati in ambito del trust riguarda proprio l'applicazione della disciplina sul monitoraggio fiscale e i conseguenti obblighi di compilazione del quadro, del temuto quadro RW. Quadro RW che sappiamo è quel quadro della dichiarazione dei redditi nel quale debbono essere indicati gli investimenti finanziari immobiliari detenuti dai residenti in Italia, detenuti all'estero dai residenti in Italia. Quindi la normativa antiriciclaggio ha previsto che gli obblighi di monitoraggio non devono essere solamente adempiuti da chi detiene, da chi possiede direttamente gli investimenti e le attività estere, ma anche da quei soggetti che, secondo appunto la normativa antiriciclaggio, risultano essere i titolari effettivi dei predetti beni. Disciplina antiriciclaggio che è stata oggetto di modifica dal decreto legislativo 90 del 2017, che ha ampliato precisamente la definizione di titolare effettivo, superando quella, diciamo, quel limite quantitativo alla partecipazione e alla detenzione delle attività che era ad origine fissato nel 25%, quindi c'è una nuova definizione di titolare effettivo che sostanzialmente diventa molto più ampia e nel caso di trust deve essere coordinata con le peculiarità dell'istituto. Quindi sono di fatto entrati nell'ambito di applicazione del monitoraggio fiscale non solo i trust, ma anche i soggetti che sono indicati come titolari effettivi, che pur non disponendo del patrimonio o del reddito del trust, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività del trust stesso. Questo è quello che
ha confermato anche la bozza in consultazione della circolare sulla disciplina dei trust. Quindi brevemente direi, secondo la bozza, questa bozza in consultazione, i trust sia trasparenti che opachi sono pacificamente, residenti in Italia e non fittiziamente interposti, sono pacificamente tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale. Chiaramente quelli fittiziamente interposti non lo sono, perché gli obblighi ricadono sul disponente, perché, come abbiamo detto prima, ai fini fiscali il trust fittiziamente interposto non è un trust riconosciuto. Il trust trasparente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio per le attività, il trust opaco deve adempiere agli obblighi di monitoraggio per le attività che sono detenute all'estero. Il trust trasparente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio per quelle attività estere che non sono attribuibili a titolari effettivi residenti. Quindi, se sussistono titolari effettivi dell'intero patrimonio del trust, quest'ultimo, trust trasparente, è esonerato dalla compilazione del quadro RV. Nel caso di trust opaco estero, senza quindi beneficiari di redditi individuati in Italia, i beneficiari dello stesso, questo significa che nel caso di trust trasparente con i beneficiari individuati, sono questi ultimi che devono preoccuparsi di adempiere agli obblighi di monitoraggio per i beni che sono ad essi riferibili. Nel caso invece di trust opaco estero, quindi quando mancano i beneficiari di reddito individuati in Italia, i beneficiari dello stesso risultano, secondo l'agenzia, comunque riconducibili ai titolari effettivi. Quindi, qualora questi beneficiari siano individuati o facilmente individuabili, questi ultimi, quando residenti in Italia, devono adempiere all'obbligo di compilazione del quadro RV. Devo dire che questa lettura dell'Agenzia dell'Entrata è molto criticata da Sonime, è stata criticata dall'Associazione dei Commercialisti di Milano e anche dall'autorevole dottrina. Questo perché? Perché un beneficiario residente di un trust opaco estero, magari se non ha mai ricevuto nessuna attribuzione, adesso magari potrebbe anche non sapere di esserlo. Quindi la circolare si preoccupa di di dire che i trustee dovrebbero trasferire le informazioni ai beneficiari, le informazioni necessarie per adempiere a questo obbligo di monitoraggio, con ciò mettendoli in una posizione di difficoltà, sia in termini di riservatezza, sia in termini magari di disposizioni dell'atto istitutivo, soprattutto dando un onere che non è esplicito nella normativa. Per cui questa posizione, sia Sonime che l'Associazione dei Commercialisti di Milano, ha invitato l'agenzia a rivederla. Quelli che sicuramente sono esclusi dall'obbligo di monitoraggio fiscale sono il trustee, che si limita meramente ad amministrare i beni disponendone secondo il regolamento del trust e non quindi avendo un interesse proprio, e analoga esclusione vale per il disponente e per il guardiano. Dal 2020, perché prima per una svista legislativa i trust erano soggetti esclusi dall'IBI e dall'IVAPE, dal 1 gennaio 2020 i trust residenti in Italia invece devono assolvere il pagamento dell'IBI e dell'IVAPE per gli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero. Su questo do questo riferimento, l'IBI e l'IVAPE direi che sono imposte abbastanza note, non andrei a soffermarmi. Giusto una menzione al registro dei titolari effettivi, decreto ministeriale 55
atteso da molto, che è stato dell'11 marzo 22, che è stato pubblicato in Gazzetta il 25 maggio, diciamo, riguarda il regolamento in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridiche, di persone giuridiche private e di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti in Italia ai fini fiscali. Perché? Perché queste informazioni debbono essere trasmesse e conservate in apposite sezioni speciali del registro delle imprese, proprio per facilitare diciamo, tutte le attività di controllo e di monitoraggio delle attività che devono essere riconducibili ai titolari. Primi invii dovranno avvenire dopo l'emanazione di un provvedimento da parte del MEF e del MISE, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dal decreto ministeriale, quindi se non ho fatto male i conti entro il 23 di luglio, quindi da lì sapremo come effettuare le comunicazioni. Quindi nel mese di agosto leggeremo attentamente il provvedimento, impareremo cosa dobbiamo fare, però diciamo subito una cosa, che per quanto riguarda i dati relativi ai titolari effettivi dei trust, nel decreto si legge una certa maggior tutela dei titolari effettivi dei trust rispetto ai titolari effettivi delle altre entità coinvolte. Questo perché? Perché l'istanza di accesso ai dati dei titolari effettivi del trust dovrà essere in primis effettuato da un soggetto che è legittimato all'accesso a questi dati in base all'articolo 21,4 lettera D bis del decreto antiriciclaggio. Quindi deve essere un soggetto che effettivamente ha un interesse meritevole nell'avere le informazioni, diciamo un interesse legittimo nell'avere le informazioni riferite al titolare effettivo del trust, e dovrà essere anche adeguatamente motivata. Ok, andiamo a dare alcuni cenni sul tema delle imposte dirette, che è sicuramente di interesse per i notai, e dando poi anche quello che è il punto di caduta finale confermato, è stato confermato nella bozza di circolare. Allora, con riferimento al trust, il tema fondamentale che è stato discusso sulle imposte dirette ha riguardato, appunto, almeno fino allo scorso 11 agosto, l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni e il momento in cui questa imposta, se fosse stata applicabile, fosse stata dovuta. È noto che l'articolo 2,47 del decreto legge 262 del 2006 ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti dei beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, e sulla costituzione, questo è il passaggio importante nel caso di trust, sulla costituzione dei vincoli di destinazione. Quindi in relazione alle imposte indirette, i momenti che potenzialmente rilevano nella vita di un trust sono la stipula dell'atto istitutivo, l'atto di dotazione patrimoniale, quindi quando il disponente trasferisce dei beni all'interno del trust, e poi il trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari da parte del trustee. Quando diciamo, la posizione originaria dell'Agenzia delle Entrate era che quando l'atto costitutivo non contiene una dotazione patrimoniale del trust,
non si realizza nessun trasferimento e quindi questo atto istitutivo senza dotazione patrimoniale è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa. Direi che su questo nessuno ha avuto mai da ridire nulla, nessun dubbio, e anche nella bozza di circolare in consultazione è stato pacificamente confermato. L'atto con cui invece si costituisce il patrimonio del trust, quello che si chiama il fondo in trust, è quell'atto con cui il disponente appunto trasferisce i beni nel trust e, trattandosi di un atto da cui deriva un effetto della costituzione di vincoli di destinazione, la posizione iniziale dell'Agenzia delle Entrate è stata quella che questo atto era soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni. Sulle modalità di applicazione di questa imposta, quindi su questa impostazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, vi sono state posizioni differenti. L'Agenzia, infatti, ha ritenuto che tale atto vada assoggettato a imposta in misura proporzionale al momento della dotazione patrimoniale del trust. E secondo la posizione originaria dell'Agenzia, l'imposta sulle successioni e donazioni era dovuta al momento dell'apporto dei beni in trust e per le attribuzioni successive dei beni costituenti il fondo in trust ai beneficiari, nulla era più dovuto ai fini di questa imposta. E gli effetti di questa posizione erano che l'aliquota imposta, le franchigie si applicassero in riferimento al rapporto di parentela tra il disponente e il beneficiario e intercorreva nel momento dell'attribuzione patrimoniale al trust. Quando diciamo l'atto di trasferimento non consentiva di individuare dei beneficiari, si applicava l'aliquota maggiore dell'8% prevista dall'imposta di successione e donazione, oppure se non fossero previsti dei beneficiari o non prevedesse dei beneficiari legati da rapporti di parentela, anche qui non si beneficiava di franchigie, si applicava l'imposta dell'8%. Mentre non c'era nessuna imposizione sugli incrementi del patrimonio del trust. La posizione, come tutti sappiamo, è stata, per un eufemismo, criticata ampiamente dal notariato stesso con lo studio 58 del 2010, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Devo dire che gli operatori che abitualmente avevano a che fare con i trust apprezzavano nella posizione dell'Agenzia delle Entrate quantomeno una certezza, un buon grado di certezza sull'applicabilità nei confronti del fisco della tassazione, perché comunque andava a cristallizzare, cioè aderire a questa tesi, andava a cristallizzare quella che era l'imposta di successione e donazione in quel momento con aliquote che tutti sappiamo in Italia sono particolarmente favorevoli, soprattutto se confrontate con diciamo gli altri paesi europei e non solo. Le questioni di fondo che hanno animato questo dibattito rispetto alla posizione dell'Agenzia sono state: primi, se il trust, configurando un vincolo di destinazione, fosse da assoggettare ad imposta solo se realizzasse un trasferimento dei beni oppure per il solo fatto che fosse costituito un vincolo di destinazione. Il secondo punto era che capire se il momento impositivo appunto si avesse nel momento iniziale quando i beni venivano trasferiti in trust, la cosiddetta tassazione in entrata o anticipata, oppure al momento del trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari, cosiddetta tassazione in uscita.
In ultimo, la questione era se l'imposta andasse applicata qualunque fosse la causa del trust, cioè non solo nel caso dei trust liberali, quindi con destinazione dei beni a dei beneficiari, ma anche nei trust non liberali. Quindi, per esempio, la casistica che è stata vista nella pratica, poi sono stati utilizzati i trust anche per trust di garanzia, trust liquidatori, cioè non solo trust liberali. Cioè ci si è chiesti, ma questi trust che non vanno a dare non vanno a regolamentare un trasferimento dei beni a qualcun altro, ma vincolano solamente dei beni in funzione di uno scopo, possono rientrare nell'ambito dell'imposta di successione e donazione? Questo è stato un po' le questioni di fondo. Devo dire che primo filone della Corte di Cassazione, cioè delle ordinanze del 2015 che vi ho citato, hanno ritenuto di aderire all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, quindi valorizzando proprio il dato testuale della norma che assoggettava in misura proporzionale al tributo la costituzione dei vincoli di destinazione. Nel 2016, con una sentenza del marzo, la Cassazione ha ulteriormente confermato questo orientamento, dicendo espressamente che la costituzione di un vincolo di destinazione sui beni costituiva una fattispecie autonoma di presupposto impositivo, aderendo in toto all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate. Stesso anno, il 2016, ma verso la fine dell'anno, ottobre 2016, la sentenza 21.614 ha invece cambiato radicalmente orientamento, ritenendo che l'unica interpretazione possibile fosse l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al momento della dotazione patrimoniale e in misura proporzionale, come imposta di successione e donazione, al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari finali. Da qui si sono succedute diverse ordinanze, diverse sentenze, alcune, diciamo, quindi non sempre in senso univoco, che una delle quali andava a individuare un po' la peculiarità dei trust oggetto di queste sentenze, però possiamo dire che negli interventi più recenti della Cassazione si è confermato sostanzialmente un filone giurisprudenziale. Alcuni hanno contato più di 100 sentenze. Quindi la Cassazione ha sostanzialmente confermato l'orientamento mutato rispetto all'origine e quindi sulla base della circostanza che per l'imposta di successione e donazione occorre verificare che ci sia un effettivo trasferimento dei beni e dei diritti, quindi un reale arricchimento dei beneficiari. Quindi è stata abbandonata definitivamente la tesi iniziale dell'imponibilità sulla base della mera costituzione di un vincolo di destinazione. E nella bozza di consultazione della circolare, l'Agenzia delle Entrate ha preso atto di questo orientamento che non appare suscettibile di ulteriore revisione. Quindi la bozza di questa circolare in consultazione, della quale attendiamo la versione definitiva, analizza gli atti sulla base appunto di questo orientamento, analizza gli atti che generalmente interessano la vita di un trust e conferma che l'atto istitutivo è soggetto a imposta di registro in misura fissa, se ovviamente redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Conferma quindi che qualsiasi atto dispositivo, sia in sede di costituzione che successivo, non sarà soggetto a imposta
proporzionale, l'imposta di successione e donazione proporzionale, ma unicamente all'imposta di registro in misura fissa, e conferma che gli atti che interessano la vita del trust, diversi dal trasferimento di beni, verranno tassati, ad esempio la sostituzione del trustee, gli atti di acquisto e vendita dei beni in trust, saranno da soggettare alla tassazione, diciamo, propria della natura e degli effetti giuridici di questi stessi atti. E da ultimo conferma che, secondo il mutato orientamento, che gli atti con cui vengono trasferiti ai beneficiari i beni vincolati in trust saranno soggetti all'imposta di successione e donazione in misura proporzionale. Con riferimento all'applicazione proporzionale, in uscita quindi degli atti di trasferimento ai beneficiari, l'agenzia ha precisato che il valore dei beni è determinato alla data appunto dell'atto con cui viene effettuato il trasferimento, ai sensi delle norme in tema di donazioni e successioni. E ha confermato altresì che le aliquote e l'aspettanza delle esenzioni e delle franchigie devono essere valutate al momento dell'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari. Questo cosa significa? Significa che ovviamente eventuali possibili attesi da ormai anni mutamenti nell'imposizione, nell'imposta sulle successioni e donazioni, potranno andare a modificare quella che è la tassazione attesa al momento della costituzione del progetto del trust rispetto a delle aliquote che oggi sono, come ho detto prima, molto, molto vantaggiose. Stessi principi vengono confermati anche per le imposte ipotecarie e catastali quando vengono trasferiti in favore del trust immobili, quindi le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui vengono dotati i trust di beni immobili o diritti immobiliari sono soggette alle imposte in misura fissa. Analogamente le imposte per la sostituzione del trustee vengono calcolate in misura fissa, anche le imposte ipotecarie e catastali, perché qui i beni immobili non sono intestati al trust, ma sono intestati al trustee, quindi si deve variare la denominazione. Mentre invece le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti di attribuzione ai beneficiari, realizzando un effettivo trasferimento e un arricchimento dei beneficiari, sono soggette all'imposta di successione e donazione in misura, scusate, all'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Vorrei evidenziare che ovviamente la bozza di circolare in consultazione rispetto all'imposizione indiretta, pur diciamo accogliendo la tesi maggioritaria dell'applicabilità e anche l'indirizzo della Cassazione rispetto alla applicabilità dell'imposta di successione in vita al trasferimento dei beni beneficiari, purtroppo ha lasciato alcune questioni irrisolte, e si tratta, ahimè, di questioni di non di poco conto, che obiettivamente è il mio parere, ma soprattutto è il parere anche di autorevole dottrina, probabilmente avrebbero dovuto essere trattati forse a livello normativo piuttosto che in un documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate. Le questioni irrisolte sono fondamentalmente quelle che vi ho elencato nella slide, cioè che tipo di imposta a livello di imposte indirette si applica ai trust che non assolvono una funzione liberale,
ha senso applicare l'imposta di donazione, di successione e donazione? Probabilmente si dovrà applicare l'imposta di registro, probabilmente su determinati atti, magari anche l'imposta sul valore aggiunto, qualcuno sostiene. Che sorte hanno le attribuzioni compiute dal trustee durante il corso della durata del trust? Cioè, eventuali attribuzioni, cioè, posto che l'agenzia ha confermato che l'imposta di successione e donazione si applica in misura proporzionale con la devoluzione finale dei beni ai beneficiari. E che cosa succede se vengono compiute delle attribuzioni nel corso della durata del trust, magari anche non ai beneficiari finali? Si tratta di questioni irrisolte che dovrebbero trovare, si spera, una risposta nella circolare versione definitiva, e che probabilmente per la difficoltà di risoluzione giustificano questa attesa ormai di quasi un anno della pubblicazione della circolare. Ma soprattutto tutti gli operatori si chiedono gli ultimi due quesiti. Cioè, che conseguenze ci sono per tutti quei trust già costituiti, che magari hanno già scontato l'imposizione in entrata al momento dell'atto di dotazione, facendo fede sulla posizione dell'Agenzia delle Entrate? O anche quali conseguenze per quei trust su cui il prelievo non è stato applicato perché sono state, si è usufruito delle franchigie o dei regimi agevolativi? Ora qui devo dire che io non ho ovviamente la risposta, la dottrina ha elaborato, diciamo, diverse possibilità. C'è chi ritiene possibile, chi ritiene possibile che si possa andare a richiedere in questi casi la restituzione dell'imposta indebitamente assolta, qualora questa sia stata assolta nel termine triennale previsto dal testo unico sulle imposte e successioni. C'è chi dice che decorso il termine triennale di decadenza della richiesta di rimborso, si auspica più che altro che nessuna tassazione ulteriore possa essere richiesta a chi, facendo fede sul principio di affidamento, abbia scontato l'imposizione. Alcuni invece sostengono che è difficile pensare che possa essere l'imposta già versata possa essere considerata un acconto sull'imposta che verrà poi pagata in futuro, magari con aliquote maggiori, quando i beni verranno devoluti ai beneficiari. Quindi si tratta di una soluzione veramente che è tutta da scrivere e su cui si attendono chiarimenti. Questo giusto per anche col trust è possibile beneficiare dell'esenzione per il passaggio generazionale, quindi trasferimento di azienda, rami d'azienda, azioni o quote sociali in favore dei discendenti o del coniuge, quando gli aventi causa proseguono l'esercizio dell'attività o si impegnano a detenere il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni. Sostanzialmente questa normativa prevede un'esenzione dalla imposta di successione e donazione, che è applicabile anche al trust. Le condizioni quindi di detenzione delle attività trasferite e invece che dagli eredi devono essere, diciamo, rispettate dal trustee. Quindi il trust
non deve avere una durata non inferiore a 5 anni dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust delle partecipazioni di controllo dell'azienda. I beneficiari devono essere i discendenti o il coniuge del disponente. Non deve essere un trust discrezionale o revocabile, quindi non possono essere modificati i beneficiari dell'oggetto, diciamo, del bene che gode l'esenzione, e il trustee deve proseguire l'esercizio delle attività di impresa o impegnarsi a detenere il controllo per almeno 5 anni, rendendo le dichiarazioni apposite in tal senso nell'atto di destinazione. Ecco. Qualche parola sugli aspetti fiscali, venendo all'argomento della giornata odierna, sugli aspetti fiscali del trust dopo di noi. Allora, sostanzialmente, questa legge, che è già stata effettivamente illustrata prima, per cui sul punto vado veloce, quindi la legge sul dopo di noi ha previsto alcuni interventi per perseguire le finalità indicate, che hanno previsto in ultimo luogo anche l'esistenza di benefici fiscali per agevolare appunto le erogazioni da parte dei privati, per agevolare la stipula delle assicurazioni e della costituzione dei vincoli di destinazione e dei fondi speciali, cioè tutti gli strumenti, gli istituti previsti dalla norma del dopo di noi, in favore di persone con disabilità grave. Quindi il primo istituto indicato dalla legge dopo di noi appunto è il trust, e come ha correttamente già evidenziato il dottor Rubiali, la legge sul dopo di noi è il primo riconoscimento del trust in Italia in una normativa civilistica, che, come ho detto prima, fino alla emanazione di questa legge sostanzialmente ci si riferiva a una normativa fiscale. La legge sul dopo di noi fa riferimento a un trust, diciamo, particolare, cioè il trust di famiglia, ok, che ha però lo scopo esclusivo di tutelare le persone con disabilità gravi. Affinché si possano applicare i benefici fiscali che sono previsti dall'articolo 6 della legge del dopo di noi, sono necessarie alcune condizioni. In primis, che i beneficiari esclusivi del trust siano appunto le persone con disabilità grave. Secondo, che l'atto istitutivo individui specifici obblighi del trustee, sia riguardo al progetto di vita, gli obiettivi di benessere che devono essere promossi in favore del disabile, e da ultimo che sia prevista, appunto come diceva il dottor Rubiali, sono condizioni che nel caso di trust dopo di noi diventano essenziali, non solo eventuali come negli altri trust, deve essere prevista la presenza del guardiano, che deve essere preposto al controllo dell'attività del trustee rispetto agli obblighi che quest'ultimo assume nella gestione del trust dopo di noi. Quindi sono quindi essenziali, diventano essenziali appunto dopo di noi, sia il disponente, il beneficiario che sia affetto da disabilità grave, il guardiano che deve essere preposto al controllo del trustee, che deve essere individuabile per tutta la durata del trust, cioè non può mai venir meno. Devono essere identificati i soggetti a cui devono essere devoluti i beni residui, il patrimonio residuo al termine del trust. In proposito, non ci sono limitazioni, direi, sulla scelta di questi soggetti. Possono essere sia soggetti diversi dal disponente, sia soggetti diversi dai componenti della famiglia, sia diversi dal disponente, sia
diversi dalla famiglia, quindi a terzi. Per espressa previsione del terzo comma dell'articolo 6, oggetto del trust possono essere beni di qualsiasi natura e questi devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali previste dal trust documento. Già detto, lo ripeto, l'atto istitutivo del trust deve individuare il termine finale di durata nella data della morte della persona con disabilità grave. Andiamo ai benefici fiscali. Per agevolare questo istituto, la legge ha previsto alcuni benefici fiscali. Previsto una maggiorazione delle detrazioni IRPE sulle spese per le polizze assicurative rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Ha previsto l'esenzione, questa direi che è una delle principali agevolazioni, ha previsto l'esenzione dall'imposta di successione a donazione per le attribuzioni in favore dei trust istituiti a favore di persone con disabilità grave accertate ai sensi della lettera 104. Ha previsto poi benefici, oserei dire, minori sulla applicazione delle imposte di registro, ipotecario catastale, questo è importante, applicazione delle imposte di registro, ipotecario catastale in misura fissa al trasferimento dei beni in favore del trust istituito per la legge del dopo di noi, alcune minori tipo l'esenzione dell'imposta di bollo sugli atti, documenti necessari e richiesti dal trust, la possibilità per i comuni di prevedere eventualmente aliquote IMU ridotte o esenzioni per quei beni che vengono conferiti nel trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, e ha previsto anche un innalzamento della detraibilità fiscale per le erogazioni liberali, le donazioni o gli altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti appunto dei trust dopo di noi, prevedendo un innalzamento rispetto alla normativa standard della deducibilità dal reddito nei limiti del 20% del reddito imponibile in luogo del 10% e comunque nella misura massima di 100.000 euro in luogo di 70.000 della normativa standard. Queste esenzioni e agevolazioni sono subordinate, come vi hanno detto, al rispetto di specifiche condizioni che devono trovare un puntuale riscontro nell'atto istitutivo del trust dopo di noi. Queste agevolazioni possono trovare applicazione se il trust persegue come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti, e questa finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust. L'articolo 6,3 individua altre condizioni che devono sussistere congiuntamente, quindi tutte, affinché queste agevolazioni siano applicabili. In particolare, l'atto istitutivo deve essere redatto per atto pubblico, l'atto istitutivo deve identificare in modo chiaro e univoco i soggetti coinvolti, quelli che abbiamo detto prima, che ha detto anche il dottor Rubiali, e i rispettivi ruoli. Bisogna che l'atto istitutivo descriva le funzionalità e i bisogni delle persone con disabilità gravi in favore delle quali il trust è istituito, e bisogna indicare il progetto, quindi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave. L'atto istitutivo poi deve individuare gli obblighi del trustee con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere della persona con disabilità grave, e deve individuare gli obblighi di rendicontazione.
gli esclusivi beneficiari, quelli che diciamo il dottor Rubiale ha correttamente identificato come beneficiari intermedi del trust dopo di noi, devono essere per forza persone con disabilità grave. I beni devono essere destinati alle finalità assistenziali che abbiamo detto. L'atto istitutivo deve individuare il soggetto controllore, quindi il guardiano. L'atto istitutivo deve stabilire il termine di durata finale coincidente con la morte della persona con disabilità grave. E l'atto istitutivo deve stabilire le modalità di destinazione del patrimonio residuo, quindi quei beni che rimangono dopo la morte del beneficiario, indicando i soggetti che saranno appunto i beneficiari finali. Per quanto riguarda l'imposta di successione e donazione al trust dopo di noi, l'articolo 6 prevede che l'imposta è dovuta, quindi diciamo che anche questa legge ha fatto un po' da apripista al cambio di orientamento dell'Agenzia delle Entrate, cioè l'Agenzia si è accorta che non solo la giurisprudenza e la dottrina, ma anche il legislatore nel suo primo intervento sul trust ha iniziato a dire che l'imposta viene, diciamo, è dovuta solo alla fine, quindi al momento di assegnazione dei beni residui al beneficiario finale, purché questo sia diverso dal disponente. Con questo dicendo che cosa? Che nel caso il disponente sia il beneficiario del trust dopo di noi, quindi il beneficiario finale del trust dopo di noi, non si realizza nessun accrescimento e quindi non c'è imposta di donazione, di successione donazione. Infatti, se l'imposta non si applica alla costituzione del vincolo in favore del disabile grave, ricorrendo le condizioni della norma, e neppure si applica alla sua morte, se il patrimonio torna al disponente, è solo il successivo trasferimento a un beneficiario diverso dal disponente che va a scontare l'imposta di successione e donazione in misura proporzionale sulla base del rapporto di parentela eventuale esistente tra il disponente e il beneficiario. Quindi in soldoni, quando accade la morte del beneficiario, cioè della persona con disabilità grave, l'articolo 6 distingue due situazioni. I beni retrocedono al disponente, quindi c'è esenzione dall'imposta prevista dalla legge, e quindi si applicheranno le imposte di registro ipocatastali fisse, oppure i beni sono trasferiti a un soggetto diverso e si applica l'imposta di successione e donazione in considerazione del rapporto di parentela. Se invece alla morte del disponente, in caso di morte del disponente, i beni non trasferiti ai sensi della legge dopo di noi sono soggetti all'imposta di successione e donazione in considerazione del rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari finali. Un ultimissimo accenno, perché magari può essere di interesse, all'applicazione del trust, dell'IMU al trust, perché anche qui c'è stato comunque un certo dibattito che poi è stato, verrebbe risolto anche dalla giurisprudenza. Questo perché? Perché l'istituto del trust ha ricevuto la propria disciplina dal legislatore tributario ai fini delle imposte dirette e indirette, ma il legislatore tributario non ha disciplinato come gestire il trust ai fini dei tributi locali. Sappiamo tutti che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di beni immobili o diritti reali immobiliari nel territorio dello Stato e il soggetto passivo è individuato nel proprietario o nel titolare del diritto reale sull'immobile. Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 2020 che vi ho citato, ha chiarito un rilevante profilo in tema di soggettività passiva e spettanza delle agevolazioni. Questo perché? Perché, come ho
avuto modo di dire prima, nel caso di immobili conferiti in trust, l'intestatario di questi immobili è il trustee. Cioè è il trustee che viene annotato come proprietario nei registri immobili. Quindi sono nate, è nato del contenzioso con l'agenzia sull'applicabilità dell'IMU, in particolare delle agevolazioni, per esempio quelle per l'applicazione dei benefici prima casa, al trustee. In realtà questa Cassazione ha correttamente evidenziato che per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo 504 del 92 il soggetto passivo dell'imposta IMU altri non sarebbe che il proprietario o il titolare del diritto reale sull'immobile, in presenza di un trust dove nella sostanza si verifica uno sdoppiamento del diritto di proprietà che permette al trustee sì di assumere la titolarità dei diritti sull'immobile, seppur in modo temporaneo e solo per il conseguimento dello scopo del trust. Però questi beni sono segregati ed estranei al patrimonio sia del disponente che dello stesso trustee. E quindi, nonostante questo, cioè il fatto che la titolarità venga trasferita al trustee che può disporre, deve disporre dei diritti e degli obblighi sugli immobili, lo rende il solo e unico possibile soggetto passivo dell'IMU. Quindi è diciamo sostanzialmente è il trustee che deve applicare l'IMU sui beni immobili costituiti in trust. Direi che credo di aver toccato un po' i diversi aspetti delle specificità fiscali del trust, cui ovviamente se ci fossero curiosità, quesiti, ci sono i miei riferimenti. Ringrazio appunto dell'attenzione e torno alla dottoressa Borrotti. No, grazie per questa esposizione a tutti i due relatori. Diciamo che per quanto la partecipazione sia stata esigua, però noi invieremo poi le slide all'ordine dei notai in modo che le possano divulgare a tutta la mail list che hanno, in modo che se ci fossero chiarimenti magari sono più avverranno magari successivamente. La registrazione rimarrà sul sito nostro per 30 giorni e quindi ringrazio tutti e buon lavoro a tutti. Grazie.